Io vorrei prima di tutto ringraziarvi tutti per l'opportunità di essere insieme per questo modo di genio italiano di fare questa connessione per via Zoom. È una cosa speculare, mai ho visto una cosa così. So, grazie a tutti. E vorrei congratularmi con tutti voi per i bei cosi, i ricordi, gli studi di ricerca che tutti voi fate. E io parlo poco a questo punto e spero una speranza di imparare e capire e conoscere tutti questi speakers oggi, particolare Danilo Bonsenso e gli altri, e mio amico professor Attilio Bonner, tutti voi. So, senz'altro, io potevo dare una lettura, però non abbiamo tempo, è meglio di sentire le cose che voi fate. So, grazie per l'opportunità di essere insieme con tutti voi. Grazie. Grazie a lei, prof. Allora io, come promesso, non parlo più. Adesso siamo un bellissimo numero, l'orario è giusto e quindi, dicevo, il mio ruolo è di presentare i moderatori. Il professor Bonner, grandissimo padrone di casa, esperto, diciamo, quei pediatri all'antico, cioè quando uno dice io voglio un clinico pediatra, uno che sa vedere, sa guardare in faccia a un bambino, sa parlare, sa comunicare, sa pensare a quello che può avere un bambino, di guardare avanti. Ecco, io se fossi un bambino starei tranquillo, mi direi stare tranquillo davanti al professor Bonner perché starei in ottime mani e sicuro di me. E infine l'altra moderatrice che avrete il piacere di ascoltare stasera, l'avete conosciuta perché lavora già da un po' di anni con la Società Italiana di Preimprendite Sociale, è Lucia Leonardi dell'Università di Roma. Lucia Leonardi lavora già da tanti anni, è una persona che noi in senso buono la utilizziamo molto, moltissimo, diciamo, nei nostri documenti. Non c'è ormai da diversi anni un documento in cui lei non ci mette mano e non dà il suo eccezionale contributo. La stragrande maggioranza dei documenti vengono tradotti in inglese, pubblicati su riviste internazionali e lei ha un ruolo altrettanto importante. Quindi, diciamo, è una giovane, diciamo, rispetto a noi, a me e al professor Bonner, ma è già una grande ricercatrice, una grande clinica. Diciamo solo che viene dalla scuola della professoressa Duse e già in genere quando si è un maestro di questo livello è una, diciamo una certezza. Fa parte, diciamo, di quel team di donne che lavorano in modo forte, eccezionale nella società, diciamola tutta. Magari se ce lo diciamo al professor Bellandi, le donne hanno un valore aggiunto molto superiore a noi uomini. Attilio, noi sei un grandissimo pediatra, cioè però le donne, quando si mettono a fare dei lavori, quando fanno un progetto, quando si dedicano a un particolare lavoro, diciamola tutti, ciao, ci stiamo confessando, lavorano meglio di noi maschietti. Nella SIP, se c'è qualche maschietto che fa qualcosa, ma le donne, senza di loro la SIPS non sarebbe arrivato al punto di oggi. Quindi un ringraziamento ulteriore a tutti i pediatri, come abbiamo già fatto, ma a tutte le donne che in questi anni mettono a disposizione il loro tempo, la loro professione, il loro non fare nulla di lavoro, ma lavorare per la SIPS a titolo completamente gratuito e per dare cosa? Per dare quella generosità di formazione, di aggiornamento alla comunità pediatrica in Italia. Io quando penso a questo mi emoziono perché
veramente ci sono sabati, domenica, notti, festivi, 15 agosto e quant'altro, io e per forza devo essere da testimone, perché tutto va a finire nell'imputo mio e mi passa davanti, non tocco nulla, ma mi passa che queste donne, questo esercito di donne, Attilio, lavorano in maniera così continua, in modo così eccezionale, tipo Lucia Leonardi che avete qui stasera, per farvi rendere conto chi sono i moderatori. Professor Attilio Bone, dottoressa Lucia Leonardi e il relatore, non ce lo dimentichiamo, il nostro amico Danilo Buonsenso, non lo conoscevamo, stasera lo conosceremo. Il professor Bellandi addirittura ci dice che è molto bravo e quindi avremo veramente il piacere di passare qualche oretta a sentire un argomento importantissimo di questo benedetto ancora Covid, che può dare a lungo tempo anche degli effetti lunghissimi e che quindi bisogna stare attenti e quindi anche in età pediatrica. Caro Attilio, ti affido la moderazione a te e a Lucia e io mi godo questa bellissima serata. Sono a vostra disposizione magari per la parte finale. Prego Attilio. Grazie Beppino. Io sono così d'accordo con quello che tu hai detto che ieri ho scritto a Lucia e gli ho detto la moderazione la fai tu e io mi godo la serata. E volevo dirti che tutto quello che tu hai detto l'ha detto qualche mese fa in modo molto più sintetico Roberto Benigni citando Groucho Marx che ha detto l'uomo è una donna che non ce l'ha fatta. E sono assolutamente d'accordo con questo. Esatto. Lucia, è tutto, Lucia, tutta la salvaci, serata per te. Salvaci, Lucia. Salvaci. Sono sempre imbarazzatissima da tutti salvaci. Questi complimenti, vai. Ma li accolgo come genere femminile in genere, quindi va benissimo. Bene, così. Grazie. Allora, detto ciò, innanzitutto è un onore per me essere qui, grazie al Presidente, grazie al Consiglio Direttivo della SIPS per avermi coinvolto in questa moderazione di questo interessantissimo webinar. È necessario webinar perché sì, in effetti ad oggi a distanza di 2 anni dall'inizio della pandemia abbiamo ancora tante domande senza risposte su quelli che sono i danni diretti e indiretti che l'infezione da SARS-CoV-2 sta causando nella popolazione pediatrica, e quindi è veramente con piacere e grande interesse che ascolterò e che ascolteremo Danilo. È lui il vero diciamo protagonista di questa serata. E Danilo Buonsenso, per chi non lo conosce, è un pediatra che svolge la sua attività professionale presso il Policlinico Gemelli di Roma, e da sempre in realtà il suo campo di expertise sono le malattie infettive, quindi in campo pediatrico. Naturalmente, come normale conseguenza di ciò, negli ultimi 2 anni, Danilo correggimi se sbaglio, il suo interesse clinico e scientifico si è molto focalizzato appunto sul Covid-19 e su quelli che sono tutti gli aspetti di questa condizione, quindi nel campo pediatrico, e nello specifico questa sera lui ci parlerà di quello che è il long Covid, quindi di questa entità su cui ancora abbiamo poche informazioni per ovvi motivi di tempo, non abbiamo ancora avuto forse i tempi fisiologici per capire esattamente dove stiamo andando da questo punto di vista, ma abbiamo già qualche nozione che però ancora sfugge, io direi, anche alla stragrande maggioranza dei pediatri. Quindi io non ti vorrei rubare ulteriore tempo. Danilo, siamo veramente ansiosi di, se tu sei pronto, di iniziare a sentire la tua presentazione. Grazie per noi. Ok, grazie. Innanzitutto grazie a tutti per ovviamente le fantastiche parole. Mi sentite, immagino, vero? Certo. Francesca. Quindi grazie davvero a tutti per insomma, la presentazione troppo buona, devo ammettere. Sono contento di conoscere anche io oggi molti di voi, anche il dottor Giuseppe Di Maro. Grazie per l'invito e grazie a tutta la società. Sono particolarmente onorato di poter parlare oggi, forse per la prima volta, in una società italiana di questa tematica, quindi grazie davvero. Andrò direttamente, direttamente ad affrontare l'argomento di oggi. Le vedete le slide? Francesca, un feedback sulle slide, se le vedete? Non ancora, Francesco. Vedete.
me l'ha preso, riproviamo un secondo. Eccoci, sta. Okay, ok, bene. Ok, perfetto. Andiamo. Quindi adesso ci dovremmo essere. E, allora, io insomma, mi era stato detto che avevamo 2 ore, io ovviamente cercherò di essere un pochino più corto ed eventualmente ogni tanto ci possiamo interrompere perché immagino che 2 ore sono particolarmente impegnative, soprattutto per un tema di questo tipo che è particolarmente rognoso e molto dibattuto. Io diciamo cercherò di condividere quello che l'idea che mi sono fatto io innanzitutto dalla pratica clinica oltre che dalla letteratura e dalla forte condivisione con le famiglie e appunto nel massimo della mia onestà intellettuale. L'ho preciso perché appunto è una tematica molto dibattuta in cui ci sono punti di vista estremamente opposti sulla tematica e potremo eventualmente circa il long COVID, perché penso che questo sia fondamentale per poi arrivare a capire quello che cerchiamo di fare noi con i bambini e quindi quello di cosa sappiamo noi ovviamente del long COVID in età pediatrica e poi quindi quello che noi cerchiamo di fare nel massimo diciamo delle nostre conoscenze attuali. Per cui magari alla fine di ognuno di questi capitoletti, passatemi il termine, farei una pausa per vedere, innanzitutto per prendere fiato anche per voi e per vedere se ci sono delle domande in particolari. Vi avevo chiesto di rispondere, se qualcuno non l'ha ancora fatto, ho messo in chat questo link perché ero curioso di sapere se chi di voi ha mai, diciamo, visto questa sigla e chi ne sa il significato e chi oltre a saperne il significato sa qualcosa della tematica perché magari l'ha studiata. Finora ho visto delle risposte arrivate finora, tolgo un attimo perché ero curioso, delle risposte arrivate finora nessuno ha risposto che diciamo ha mai sentito parlare della tematica. E questo secondo me è un aspetto molto importante, hanno risposto in pochi ahimè per ora, quindi se qualcun altro volesse connettersi lo può fare. Questo secondo me è un aspetto molto importante perché in realtà poi va a influenzare molto della discussione che c'è a proposito del long COVID. Quindi iniziamo dagli adulti, come dicevo prima, tutto parte praticamente dall'estate scorsa quando io ho avuto appunto la fortuna che proprio nel centro dove lavoro io, essendo un ospedale misto adulto pediatrico, io diciamo sono orgoglioso di poter dire che la collaborazione con gli adulti secondo me è spesso un punto di forza perché gli adulti anche per motivi etici spesso iniziano prima a lavorare in nuovi campi di ricerca. Comunque tutto nasce dalla grossa esperienza del nostro COVID hospital degli adulti, i quali già l'estate scorsa avevano documentato che una percentuale rilevante di pazienti ospedalizzati adulti per COVID, a distanza di settimane o mesi durante il follow-up rutinario post-COVID, continuavano a lamentare una sintomatologia abbastanza appunto fatta di fatica, dispnea, dolori muscolari, tosse e insomma altri sintomi che in generale si inquadravano in un contesto di malessere generale, affaticamento e soprattutto facile affaticabilità. E proprio in quel periodo, e questo secondo me è una parte diciamo abbastanza che resterà un po' nella storia della medicina perché grazie ai social media e grazie appunto a un evento pandemico pazienti di tutto il mondo hanno iniziato a segnalare proprio sui social media che superato il COVID non riprendevano totalmente il quadro il benessere clinico iniziale, tant'è che questi pazienti di tutto il mondo si sono riuniti fino a sviluppare, a mettere su associazioni nazionali e internazionali
che addirittura hanno portato innanzitutto all'invenzione del termine. Long COVID è un termine inventato letteralmente da pazienti che hanno avuto il COVID, e fino ad arrivare ai tavoli dell'OMS a dire: guardate, noi non stiamo bene ancora dopo il COVID, e quindi parlate di questo problema. Da allora la letteratura sul tema è letteralmente esplosa. Io riassumerò solamente alcuni dei lavori che magari mostrano delle cose, diciamo, più interessanti. Questo è un grande lavoro su eBioMedicine, quindi una rivista di Lancet, un lavoro coordinato di nuovo da pazienti, e potete vedere come una percentuale veramente importante di pazienti, che secondo le ultime meta-analisi arriva fino al 30%, quindi vuol dire un paziente COVID su tre, a distanza di mesi dalla diagnosi iniziale, presenta problematiche di qualche tipo, che hanno un impatto da lieve moderato fino a severo sulla quotidianità. E qui si apre un primo concetto importante che vi chiederò di tenere a mente: se una parte di questi adulti recupera, diciamo, ritorna al benessere più o meno nei primi tre mesi dopo la malattia acuta, una grossa fetta di pazienti adulti post-COVID dopo tre mesi continua a presentare una serie di sintomi. Quali sono questi sintomi? Io immagino che anche noi pediatri, basta chiedere ai genitori dei bambini COVID che noi abbiamo avuto, sono sicuro che tutti i pediatri qui hanno qualche genitore di bambino che lamenta qualche sintomo, perché è veramente un carico epidemiologico impressionante il numero di adulti che presentano sintomatologia cronica post-COVID. Comunque la maggior parte dei pazienti lamenta fatica, febbricola, tachicardia, prevalentemente dopo sforzi anche lievi, dolori muscoloscheletrici diffusi, dolori, problematiche gastrointestinali in termini di nausea, diarrea, dolori addominali ricorrenti, e cosa particolarmente interessante, una coorte di sintomi neuropsichiatrici che vanno dai disturbi del sonno fino a veri e propri vuoti di memoria, che una sintomatologia così caratteristica e specifica che oggi è conosciuta come brain fog, cioè i pazienti all'improvviso dimenticano i concetti di cui stavano parlando. Questa è veramente una sintomatologia che anche io sento riferire spesso dai genitori dei pazienti che seguo io, oltre ad altre problematiche quali difficoltà della concentrazione, dell'addormentamento e così via. E non tutti questi sintomi si presentano con l'insorgenza della malattia, ma alcuni, diciamo, c'è un intervallo temporale. Ora, questa sintomatologia è stata confermata pressoché in tutti gli studi di follow-up negli adulti in Cina, negli Stati Uniti, in Italia, in vari paesi d'Europa e in Australia. Quindi, diciamo, il fatto che gli adulti abbiano una sintomatologia cronica post-COVID è fuori dubbio, e per cui io, diciamo, mi limiterò a questo come, diciamo, studio che parla della persistenza di sintomi post-COVID. Però ovviamente la letteratura è andata oltre. Vari studi, questa è una casistica di nuovo italiana del nostro centro degli adulti, hanno dimostrato che la funzionalità respiratoria con le prove classiche non è la stessa nei pazienti post-COVID rispetto a coorti che per qualche motivo avevano delle valutazioni pre-COVID. E un altro capitolo molto interessante, una pubblicazione importante che ci porterà a Nature: i pazienti che hanno avuto il COVID a distanza di tempo dalla malattia acuta frequentemente presentano un peggioramento progressivo della funzionalità renale, che è vero essere maggiore nei pazienti gravi, c'è un gradiente di severità, ma è stato riportato anche in pazienti che non sono stati così gravi da richiedere ricovero durante la fase acuta di COVID. E qui Nature Reviews, quindi di nuovo riviste di un certo spessore, sono arrivate a ipotizzare, a revisionare possibili meccanismi in causa a dimostrazione della oggettività del dato riportato. E ovviamente ci può essere un danno acuto dovuto anche all'assistenza, ovviamente allo storm infiammatorio di cui sappiamo molto, ma qui, secondo concetto importante, di
di focalizzare su questo aspetto, la vascular injury. Noi ora sappiamo perfettamente che il Covid non è una patologia respiratoria classica, ma una patologia sistemica caratterizzata molto da questo proprio marchio di malattia, tra virgolette, che è il danno vascolare, che si manifesta come endoteliti, microtrombosi fino a classici eventi embolici di cui sappiamo tutti, tant'è che il Crexane è uno dei cardini della terapia del Covid grave. E di nuovo, lavori di scienze di base, ormai c'è evidenza che i pazienti, anche superata la malattia acuta, hanno biomarkers patologici di danno endoteliale, che non si manifesta in genere con il classico aumento dei didimeri, che è più diciamo un'anomalia di fase acuta, ma con altri parametri anche relativamente semplici da indagare in laboratorio, come il fattore di von Willebrand e il fattore ottavo. Pazienti con sintomatologia persistente, già tempo fa è stata evidenziata una persistenza di un'endoteliopatia, e non solo, è evidenza di un fenotipo particolare, proattivo di delle piastrine, che sembrerebbe essere in grado correlato a uno stato pro-infiammatorio, pro-coagulatorio attivo persistente a lungo termine, al punto che veramente poco tempo fa alcuni ricercatori del Sudafrica hanno dimostrato la persistenza dei cosiddetti microclots, cioè dei microtrombi che persistono anche circolanti nel sangue di pazienti post-Covid, e soprattutto di pazienti di adulti, di nuovo stiamo parlando solo di adulti, con sintomatologia cronica persistente dopo la malattia acuta. Quindi, parlato un po' della sintomatologia che descrivono gli adulti, un pattern molto vario di coorti, siamo andati un po' di più verso la patologia, abbiamo visto che i pazienti hanno un peggioramento della funzionalità respiratoria, un peggioramento della funzionalità renale, un quadro di ipercoagulabilità abbastanza ben descritto, il rischio aumentato di eventi cardiovascolari post-Covid, appunto nei pazienti che hanno sofferto di Covid, tra cui infarto, stroke e quanto altro, ma stando oltre, ovviamente i fondi adesso verso questa malattia virale sono estremamente diversi, e ci sono moltissimi finanziamenti sugli studi post-mortem, ad esempio, e questo è un recente studio che ha mostrato fino a 230 giorni dalla diagnosi di malattia acuta persistenza di particelle di virali pressoché in ogni parte dell'organismo, e compreso a livello del sistema nervoso centrale in alcune aree particolari, soprattutto per esempio a livello del tronco. Questo è un altro concetto da tenere a mente, perché non a caso i pazienti con long COVID lamentano per esempio soprattutto post-exceptional malaise, quindi malessere post attività sportiva, tachicardia posturale, e la persistenza appunto documentata di particelle virali per esempio in residui post mortem a livello cerebellare addirittura. E questo è un concetto di nuovo da tenere a mente, perché c'è sempre maggiore evidenza che alcune patologie infettive, soprattutto virus che sappiamo bene poter generare latenza, possono essere quantomeno compartecipare ad alcuni eventi infiammatori cronici tipici per esempio di alcune malattie, come per esempio l'Alzheimer, in cui anche pochi giorni fa è uscito fuori un altro articolo in preprint che evidenzia particelle di herpes virus in pazienti con Alzheimer. Ma non solo, al di là della persistenza del virus, ormai è ampiamente dimostrato che la proteina spike non funziona solo come molecola d'ingresso nell'organismo, ma è una vera e propria proteina pro-infiammatoria e neuroinfiammatoria. Sappiamo che la spike è un super antigene, per esempio implicato secondo alcuni lavori anche nello sviluppo della multisystem inflammatory syndrome, ma oggi c'è evidenza che è una proteina in grado di indurre numerosi stimoli pro-infiammatori, e non sappiamo bene a lungo questa evidenza di biomarcatori di neuroinfiammazione cosa possano generare a lungo termine. E qui di nuovo la proteina spike è implicata in modelli preclinici di proattivazione cronica delle piastrine, e di nuovo torniamo al concetto di prima, i microclots, i microtrombi,
la persistenza in cronico dell'infiammazione endoteliale, e di nuovo in questo modello preclinico anticorpi contro questa proteina erano in grado di ridurre questo stato procoagulatorio di infiammazione endoteliale nei modelli preclinici. E un altro lavoro estremamente interessante, quindi di nuovo parliamo di riviste di un certo spessore, quindi non cose diciamo prese a caso, Nature Biotechnology, è stato sviluppato un modello di topo umanizzato, cioè sono molto similitudini al sistema immunitario del topo e quello dell'essere umano. E in questo modello immunizzato di infezione cronica da Covid, andava fino a 28 giorni, che rispecchia alcuni sintomi del long Covid come la persistenza del peso, la perdita di peso, l'astenia, la fatica. In questo modello c'era proprio evidenza di danni cronici a livello polmonare, e abbiamo visto che nell'uomo c'è la perdita, le tacche le abbiamo visti tutti, insomma, quadri cellulari proinfiammatori, soprattutto con alcuni fenotipi di macrofagi, e anche in questo modello animale c'era evidenza di persistenza di virus, ora che magari non causava un danno citotossico diretto, ma non sappiamo a lungo termine se può indurre un danno proinfiammatorio cronico. E ci sono tantissimi studi, poi ci tornerò anche dopo, che l'infezione da Covid davvero scatena una bomba di produzione autoanticorpale nei soggetti che appunto hanno il Covid, e tra i vari autoanticorpi dimostrati ci sono vari autoanticorpi che sono associati a processi autoinfiammatori anche a livello del sistema nervoso centrale. Quindi diciamo una evidenza davvero crescente di una certa rilevanza clinica e consistenza di eventi post-Covid, partendo dal quadro clinico riportato dai pazienti fino a elementi di scienze di base che possono veramente essere correlati l'uno con l'altro reciprocamente. Ma la cosa importante, e con queste due slide vado a concludere questo primo capitolo, diciamo, su quello che noi sappiamo del long Covid negli adulti, è questa, è che la chronic fatigue syndrome, che era quella cosa che vi dicevo, che è la sigla che dicevo prima, myalgic encephalomyelitis chronic fatigue syndrome, cioè quel quadro molto specifico e subdolo di pazienti che apparentemente senza causa hanno una sindrome da fatica cronica, tachicardia parossistica, post-attività sportiva o ortostatiche, problemi di concentrazione e quant'altro, è una entità molto ben definita, presente, anche se mai ricalcata molto, ma presente su tutti i libri di studio, di tutti i libri appunto che si occupano di tematica salute e medicina, anche se hanno sempre poco risalto, come molte patologie croniche sine causa, che però in realtà è storicamente già correlata a tantissime infezioni virali. Quella da EBV la sappiamo molto, probabilmente è quella più conosciuta, la forma di fatica cronica post-EBV, ma tantissime infezioni virali sono già state associate allo sviluppo nel tempo di problematiche di natura cronica. In più, e questa è un'altra slide che vi prego di non utilizzare perché attualmente è undervalutazione, sappiamo noi perfettamente, anche come pediatri, che ci sono tantissime infezioni che dopo una fase acuta più o meno grave, infezioni pediatriche, diciamo, storicamente conosciute, di cui abbiamo esperienza da decenni o ancora di più, che sono associate ad effetti a lungo termine. Cioè noi, storicamente, tutti noi diciamo ai nostri pazienti che dopo la bronchiolite possono avere un'iperattività bronchiale. In realtà però noi in questi decenni non c'è mai stato un interesse tale da arrivare a capire i meccanismi di base di questa cosa, ma sappiamo perfettamente che è un dato di fatto che i bambini post-bronchioliti soffrono di wheezing ricorrente, e oggi noi lo diciamo come se fosse qualcosa
di assodato, ma in realtà non è ben compreso, e questo è sicuramente un evento cronico a lungo termine che è associato a un'infezione. La storia del morbillo è abbastanza clamorosa. Il quadro del morbillo sappiamo che può essere una malattia lieve o grave, e qui ha molte similitudini con il coronavirus, a mio umile modo di pensare e di vedere. A parte il fatto di essere entrambi virus a RNA, il morbillo spesso causa una malattia molto più grave negli adulti, che seppur raramente quando lo prendono appunto il morbillo da adulti, ma noi sappiamo perfettamente che il morbillo dopo la fase acuta è associata a una immunodepressione particolarmente rilevante, e di cui adesso studi recenti su Nature, ora non entro qui nel dettaglio, hanno documentato anche le basi immunopatologiche di questa immunodepressione post morbillo, che è associata soprattutto nei paesi poveri del mondo c'è proprio un link tra epidemie di morbillo e mortalità post morbillo per infezioni batteriche. Ma soprattutto sappiamo perfettamente, per esempio, la parenchimite sclerosante, che si sviluppa anni dopo il morbillo, per quanto sia rara, nonostante appunto forse io sia relativamente giovane, anche se meno di quanto il dottor Di Mauro forse poteva immaginare dalla videocamera. Anche a me mi è capitato di vedere due casi di post morbillo che ovviamente hanno avuto un esito fatale. E chi se lo poteva aspettare inizialmente che un morbillo, quando la prima volta è stato descritto, potesse avere questi eventi cronici a lungo termine? E la poliomielite è una malattia che in acuto dà un quadro generalmente appunto simile influenzale, e gli effetti a lungo termine li sappiamo. È inutile dire dell'HIV, che parte come una sindrome mononucleosi laico oppure o addirittura asintomatica, e cosa può dare a lungo termine. Gli eventi post streptococco li sappiamo bene, anche addirittura dengue e chikungunya, va bene, possono dare una sindrome della fatica cronica. Del Covid non dimentichiamo che lo conosciamo circa da 2 anni praticamente. Quindi, diciamo, il concetto che dopo un'infezione virale possa succedere qualcosa, tutto questo era per dire che è qualcosa di ben noto dalla letteratura. Per le malattie classiche in realtà non è mai stato studiato abbastanza, perché ovviamente non c'erano gli interessi economici che ci sono ora con il Covid. E l'altra peculiarità ora del Covid è che stiamo vedendo milioni di casi tutti allo stesso tempo, per cui quelle rare complicanze, per esempio della fatica cronica post EBV, ovviamente se oggi noi abbiamo 200.000 casi al giorno, anche un caso raro come numero assoluto diventa un numero enorme. Quindi, alla luce di tutto ciò, l'anno scorso è nato il nostro interesse verso il capire cosa succedeva nei bambini. Non so se vado avanti o diciamo, perché ora inizio la parte pediatrica. Allora, Danilo, ci sarebbe già una domanda in realtà da Carlo Zannolini, che chiede: quali particelle virali, immagino si riferisse a quali particelle virali sono state in qualche maniera presumibilmente descritte dal sistema nervoso centrale, chiede se si tratta della proteina Spike, e poi sono state ritrovate particelle di RNA. Esatto. Virus morto apparentemente. Danilo, quindi diciamo, come avevo già immaginato, come stiamo vedendo, questa infezione da virus Covid è molto simile per i suoi effetti a distanza al virus respiratorio sincitiale, perché la stragrande, molti bambini, moltissimi che hanno bronchiolite, specialmente se hanno avuto una bella bronchiolite da piccolino, vanno incontro a una serie di problematiche respiratorie nel corso degli anni. Possiamo dire, paragonare, così nella mia mente sta formando questa cosa, simile per questi effetti a lungo termine e per la sua tipologia di contagiosità a una varicella. La varicella, come va in una classe, come va in un gruppetto di bambini, quindi sta diventando questa variante Omicron in modo particolare, se è possibile, se è permesso dire, che c'è la contagiosità, per intenderci a noi pediatri, che di malattie esantematiche, simile alla varicella nella sua diffusione, contagiosità, e negli effetti collaterali a distanza, quindi a prendersi una bronchiolite noi ci preoccupiamo, no? E anche i genitori sono preoccupati. Quindi
Ecco, questa è una materia che possiamo offrire ai genitori a dire: ma di chi abbiamo paura? Che entri il virus o che tu ti vaccini? Paragonando sul piatto, io ho paura del vaccino, ma stiamo scherzando. Insomma, stiamo strutturando materia di discussione, di comunicazione, di convincimento, se queste due cose, così, una tua condivisione, un tuo pensiero concettualmente, rapido, andiamo avanti. Concettualmente, appunto, è una conseguenza, c'è una conseguenza post-virale che appunto noi sappiamo perfettamente della bronchiolite. Appunto, quella parola sincitiale, penso ci sta molto bene al virus. Esatto, è un esempio calzante di come il VRS può dare, o comunque una bronchiolite può dare esiti a distanza. In questo caso, quindi, non dovrebbe stupire che anche un altro virus possa teoricamente dare delle conseguenze a distanza, come tanti altri virus. Poi probabilmente ogni quadro clinico sarà associato a una tipologia di evento a distanza, e VRS appunto sappiamo con le problematiche respiratorie, e quindi a qui il Covid lo sappiamo oggettivamente negli adulti, e ora andrò ad introdurre quello che può essere per la parte pediatrica. Per quanto riguarda la contagiosità, l'esempio è calzante, ma in realtà quello che si dice con la variante Omicron è che è estremamente più contagioso di tutte le malattie esantematiche al momento note all'essere umano, inclusa varicella e addirittura il morbillo. Per cui, insomma, esatto, gli esempi sono decisamente calzanti. Danilo, avrei altre due domande. Allora, una viene da Maria Immacolata Farina, che chiede: scusi, il long covid è presente anche negli asintomatici o solo nei pauci sintomatici? Mi sembra un'ottima domanda. La seconda è di Sabrina Menichini, che chiede: quali fattori, oltre alla gravità della malattia acuta, possono essere predittivi di un long covid? Allora, adesso quindi magari rispondo entrando nella parte pediatrica, allora a questo punto, se non ci sono altre domande. Tanto io avrei qualche sito rapido. Allora, una è una curiosità, perché non ho avuto il modo di verificare, che tu sappia, i pazienti affetti da sindrome da fatica cronica, non da EBV in genere, quella, c'è qualche dato descritto in questi pazienti che hanno avuto anche il Covid? Migliorano, peggiorano, restano con la stessa sindrome? E poi invece, rispetto a tutte le presunte patogenesi di questo long Covid, no? Tu hai citato questo comportamento della presenza dell'RNA virale, che a me ricorda sì nel morbillo molto similmente, c'è questa integrazione proprio, no, del genoma, che quasi si modifica e diventa poi alla fine una particella, ma c'è anche l'autoimmunità, hai descritto, e forse, non so, io avevo magari un pochino spulciando in letteratura, visto che anche probabilmente una riattivazione di virus già, no, presenti, quindi soprattutto di herpes virus, in qualche parte è stata anche considerata una delle possibilità di questo long covid. Tu ti sei fatto un'idea su quale di queste ipotesi in qualche modo è predominante al momento, se invece ancora brancoliamo un po' nel buio? Secondo me, allora vado con ordine. Innanzitutto mi piace molto l'esempio del morbillo, ma questo non perché io voglia creare, diciamo, la paura, ovviamente. Quindi questi sono messaggi culturali, concettuali. Quindi non è detto che accada questo, però nel morbillo c'è una particella di un virus anomalo che insomma fa sì che si viene a indurre poi un danno infiammatorio cronico che porta alla panencefalite subacuta sclerosante, che è mortale ad oggi. Quindi diciamo, i sostenitori della teoria controlliamo il virus quanto più possibile con le vaccinazioni e quant'altro dicono proprio questo: noi, poiché conosciamo il virus da pochi anni, non possiamo essere sicuri che fra 7-10 anni nessuno possa sviluppare una conseguenza simile a questo punto, simile a questa, o magari diversa, ma comunque una conseguenza a lungo termine, perché così come con la poliomielite o con l'HIV, le conseguenze sono state descritte a lungo termine, e anche addirittura con l'HIV. Poco tempo fa c'è un lavoro anche di Fauci sul New England che faceva questi paragoni. Anche i pazienti con HIV inizialmente sono stati denigrati, tra virgolette, come pazienti psichiatrici che inventavano delle problematiche. Quindi, diciamo, la correlazione è possibile. Secondo me ci sarà un mix delle cose che stiamo scoprendo adesso, perché le sindrome da fatica cronica storicamente non sono mai state studiate. I pazienti con fatica cronica
non diciamo, magari hanno ricevuto diagnosi negli ultimi anni dopo decenni di malattia e come tali non hanno mai ricevuto delle terapie. Per cui, esatto. La grande speranza delle comunità ME, che sarebbe con la sigla iniziale, la mialgica encefalomielitis, la grande speranza è che poiché il COVID alla fine sembra essere semplicemente la mialgica encefalomielitis post-COVID, conoscendo il long COVID si andranno a conoscere tantissime altre componenti in cui probabilmente il sistema autoimmune, un quadro microinfiammatorio cronico subdolo a lungo termine possano giocare un ruolo, e quindi anche qui poi ci sarà la componente nutrizione, benessere sportivo e eventualmente dei farmaci. Ne parleremo soprattutto per questa che è la grande tematica oggi della tromboinfiammazione, quindi di queste problematiche endoteliali croniche, che tanto è che sono farmaci che si iniziano a utilizzare molto anche negli adulti, e poi questo lo accennerò alla fine. Quindi magari la mia curiosità era proprio se in queste popolazioni era stato descritto per caso anche l'infezione a SARS-CoV-2. Sarebbe stato interessante vedere come avevano risposto, ma forse non ci sono dati. E no, perché queste, quelle vecchie ovviamente sono nuove, però esatto, ci stanno per esempio dati di EBV e COVID negli ultimi anni che hanno sviluppato quadri di questo tipo. Io pure per esempio adesso un adolescente che ce l'aveva post EBV e ha avuto una ricaduta ora post COVID. Ovviamente è un quadro complesso, ovviamente. Io qui parlo un po' di quello che sappiamo ad ora, nell'imperfezione di quello che sappiamo ad ora, portando ovviamente però solo dati di letteratura. Ci sono altre domande? Non so se vuoi rispondere ora o andare avanti. Allora, risponderei a quella del vaccino, perché c'è un preprint, un preprint disponibile di poche settimane fa, che mostra nella popolazione. Molti vaccinati stanno prendendo il COVID, giustamente, dice, almeno andiamo incontro, esatto, anche sembra, eventualmente. Esatto. Negli adulti, se a seconda delle fasce d'età, un preprint molto recente ridurrebbe il rischio di sviluppare long COVID dopo un'infezione in paziente vaccinata dal 50 all'80%. E qui apro una parentesi, secondo me, diciamo, nel mondo post-COVID c'è anche la cosa che magari a noi ci interessa di più come pediatri, che è la multisystem, la MISC, la Multisystem Inflammatory Syndrome, che è anche qui, non a caso, i dati della CDC, anche noi stiamo facendo uno studio internazionale, stanno mostrando, e secondo me anche molti dei pediatri in ascolto oggi, abbiamo tutti evidenza di come le MISC che vediamo adesso, nonostante un boom di casi, sono di meno, e quasi tutti interessano pazienti sotto i 12 anni d'età, che è iniziata la vaccinazione nella corte 12-18, c'è stato proprio un crollo di MISC in questi ultimi casi. Quindi concettualmente anche questo andrebbe a supportare il fatto che il sistema immunitario gioca un ruolo, e come alla fine più andiamo avanti e più ci rendiamo conto che il sistema immunitario gioca un ruolo praticamente in tutto, e anche qui penso che giocherà un ruolo fondamentale. Per le altre ne parlerò ora nella parte che riprendo adesso, ok? Quindi, come dicevo, ci siamo incuriositi. Io confesso, all'inizio la mia era solamente una curiosità, perché eravamo ancora alla fine della prima ondata e soprattutto a Roma ancora non vedevamo pochissimi pazienti pediatrici durante la prima ondata, per cui l'idea era quella di provare a contattare tramite un survey relativamente banale e chiedere alle famiglie come andava ai bambini post superata la fase acuta del COVID. L'ISARIC, diciamo, è un ente internazionale che si occupa appunto di risposta a eventi, diciamo, emergenziali e pandemici, aveva già attivato un protocollo di questo tipo degli adulti. Noi lo abbiamo riadattato per la parte pediatrica e lo abbiamo somministrato ai primi 129 pazienti che avevamo in qualche modo visto tra l'ambulatorio, reparto, insomma in ospedale o con alcuni colleghi.
diciamo, una casistica relativamente realistica, considerando che solo una minoranza di questi pazienti aveva necessitato la terapia intensiva, e di questi tre anche avevano comunque avuto poi la MISC dopo. E diciamo, per noi ancora, ripeto, questo è un survey, quindi ancora non lo vedevamo in attività clinica. In quel momento, diciamo, siamo stati abbastanza colpiti quando abbiamo visto che circa la metà dei pazienti riportava di avere ancora un sintomo dopo Covid. Ciò che era interessante, quasi un quarto di quelli intervistati dopo i 120 giorni, comunque diciamo quasi un quarto della popolazione intervistata ne riportava addirittura tre sintomi persistenti. E quando poi siamo andati a cercare di capire quali erano questi sintomi, vedete che erano molto simili a quelli descritti dagli adulti. Fatica più del solito, quasi uno su 10, e addirittura anche appunto quelli non ospedalizzati, quindi praticamente un COVID mild pediatrico, e occasionalmente anche alcuni pazienti addirittura sintomatici, magari riscontrati nel corso di screening, i dolori muscoloscheletrici, di nuovo come gli adulti, la cefalea cronica, i disturbi dell'olfatto, i problemi della concentrazione e insonnia. Come vedete, alcuni di questi pazienti riportavano ancora qui nella colonna che sta sulla destra di su 120 giorni, i rash, questa sensazione di palpitazione, un 5%, e appunto una percentuale non esigua portava una coorte di sintomatologia, e quindi questo altro concetto è quello da tenere a mente per dopo, perché come innanzitutto voglio precisare una cosa: questo era un primo lavoro quando non sapevamo niente, quindi fortunatamente a suo tempo avevo pensato di mettere la parola preliminari, perché ovviamente è una cosa preliminare ed era uno studio non perfetto, essendo un survey senza gruppo di controllo. E comunque sia, diciamo, c'è stata una prima evidenza che ci ha poi indotto a dire: guardate, forse conviene che iniziamo ad affrontare il problema anche nei bambini. E secondo, insomma, le famiglie, in una percentuale di questi pazienti, questa sintomatologia aveva, diciamo, un impatto sulla routine. Dopodiché, ovviamente, come vi dicevo, le associazioni si sono mosse anche per la parte pediatrica. In questo caso mi hanno coinvolto dall'Inghilterra delle associazioni di famiglie, e anche qui queste erano famiglie che riportavano l'esperienza di un totale di 500 e poco più bambini che avevano delle problematiche dopo Covid. Anche qui erano molto sovrapponibili a quanto detto finora: palpitazioni, dolori muscolari, dolori addominali, cefalea, fatica, un malessere, proprio una sensazione di malessere dopo attività sportiva. Proprio la sensazione di astenia era uno dei sintomi più riportati, e qui le famiglie descrivevano proprio questa cosa che io poi ho visto poi quando abbiamo iniziato ad aprire l'ambulatorio: un'alternanza di periodi di benessere a periodi di malessere. Per cui anche qui poi nascerà qui il problema, le polemiche che ci sono tuttora anche sul survey autocompilati dai pazienti che riguardano sintomatologia solo nei giorni precedenti di survey. Ma praticamente in contemporanea il professor Ludipson in Svezia riportava un case series di bambini che dopo il Covid presentavano questa astenia marcata che li limitava nell'andare a scuola, per esempio, e fare l'attività sportiva. E qui una grossa popolazione di oltre 800 pazienti con Covid minori in Russia, di nuovo una coorte di sintomi molto simile rispetto al tempo. In questo studio, in cui mi sono onorato anch'io di partecipare, che era prospettico, quindi è andato a evidenziare i sintomi in diversi timing. Come potete vedere, da un lato qui apriamo il concetto del fatto che molti pazienti tendono ad avere un miglioramento della sintomatologia man mano che ci si allontana, ma non tutti rientrano, e che comunque la coorte di sintomi era di nuovo molto simile a quella riportata in tutti gli adulti. La sintomatologia era molto più frequente statisticamente negli adolescenti soprattutto, e invece
quindi mi allaccio alla domanda di prima, negli adulti c'è una forte predilezione verso questa sintomatologia, soprattutto nelle donne, invece nei bambini, anche in un altro studio che io non riporto, che abbiamo fatto noi, non abbiamo trovato differenze significative tra sesso, per cui probabilmente gli ormoni nei bambini giocano un ruolo meno rilevante. E l'altra cosa, secondo me, molto importante di questo lavoro è che vedete che c'è un gruppo, quindi i numeri a questo punto si vanno a ridurre, c'è un gruppo più limitato, ma probabilmente più complesso, di bambini o comunque minori, che presentano una coorte di sintomi che vanno a riguardare più, diciamo, sistemi. Quindi, per esempio, la fatica e problemi gastrointestinali e problemi respiratori e così via. Quindi, e questo, secondo me, è quello che diventerà la definizione un po' più specifica del long COVID, perché poi accennerò dopo che noi non lo sappiamo ancora di preciso, dovendo dare un nome, cos'è il long COVID. Nel frattempo, in Inghilterra, idem, stessa cosa, persistenza di sintomatologia riportata anche in Inghilterra, più o meno lo stesso pattern. Negli studi inglesi, in realtà, l'entità del long COVID però viene molto, 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 molto ridotta. Cosa dicono? Che comunque la sintomatologia, per esempio la fatica e l'astenia, cefalea, sempre tramite survey, persiste in un numero di pazienti anche dopo i 28 giorni. In questo caso gli inglesi hanno introdotto un gruppo di controllo dei bambini che avessero la sierologia negativa. E cosa, qui si apre un concetto molto importante, utilizzando un gruppo di controllo, gli inglesi avevano documentato che più o meno solo l'1,5-2 c'era una differenza di sintomatologia cronica persistente maggiore nei pazienti COVID, che era solo dell'1,5-2% rispetto ai pazienti che non avevano evidenza sierologica di aver avuto il COVID. Perché ovviamente facendo un survey, se tu chiedi a un bambino ti senti stanco nell'ultimo periodo, ovviamente questa è una cosa super specifica che può essere dovuta a milioni di fattori. E da qui probabilmente il fatto che il nostro lavoro iniziale, che dava addirittura un 20%, poteva aver sovrastimato. E anche se qui ovviamente con i gruppi di controllo c'è anche qui una grossa discussione, anche tra le famiglie stesse, tra le associazioni, un survey, se tu chiedi a un paziente, a un bambino, ti senti stanco oggi, poi non ti riesci a capire se lui si sente stanco perché in questi giorni aveva fatto cose particolari a scuola o perché è una stanchezza che non ha mai avuto prima, che è insorta con il COVID. Fatto sta che quindi molti autori cercano di introdurre sempre un gruppo di controllo in questi survey che si offrono a pazienti minori COVID, e gli svizzeri, in questo caso su JAMA Pediatrics, hanno riportato una sintomatologia in parte sovrapponibile, cioè dei dati sovrapponibili a quelli degli inglesi. Cioè, se andiamo a vedere i sintomi persistenti per più di 3 mesi, e ricordate quel grafico degli adulti in cui a 90 giorni una coorte di pazienti recupera completamente, c'è una differenza nei pazienti a favore dei pazienti COVID di un 2%, quindi più frequentemente in un 2% dei casi i pazienti COVID riportavano una persistenza di sintomi, perché ovviamente la popolazione in generale, chiunque di noi stasera si è intervistato, direbbe che ha magari un po' di mal di testa, la rinite la sentite per esempio dalla mia voce, così come la stanchezza e così via. Fatto sta che gli studi che introducono un gruppo di controllo parlano di un 1-2% di pazienti pediatrici svilupperebbero una sintomatologia cronica significativa a lungo termine, che ovviamente riportato, anche se fosse un 1%, riportato sui numeri assoluti che stiamo avendo adesso, significherebbe un numero enorme. Quello che abbiamo fatto nel frattempo, abbiamo coinvolto i pediatri della FIMP Roma, e magari dopo oggi riusciamo a farlo anche con i pediatri della FIMS. Fatto sta, in questo caso abbiamo aumentato a 250 pazienti circa, a circa 170 pazienti adulti. E innanzitutto abbiamo visto che i sintomi dei bambini non erano semplicemente influenzati dai sintomi degli adulti, qui era una cosa importante. Questa qui è la traccia sempre dei nostri pazienti, ma è venuto fuori un concetto molto importante, innanzitutto, che riprenderò poi dopo. Innanzitutto, vedete qui in alto sono i pazienti adulti.
I pazienti adulti al timing qui 1-3 mesi sulla vostra sinistra e al timing dell'intervista 6-9 mesi. Innanzitutto i pazienti adulti, questa è una tesi di Antonia Ricchiuto, una nostra ex tesista, purtroppo non so se è online, la saluto e la ringrazio, i nostri adulti, pazienti, genitori dei nostri pazienti pediatrici, cioè il criterio di inclusione in questo studio era prendere i bambini con il Covid e poi intervistare tutto il nucleo familiare. Gli adulti che avevano avuto il Covid, vedete che sono più numerosi rispetto ai minori, che vedete qua in basso, adulti che hanno una multipla presenza di multipli sintomi a carico di multipli sistemi. Quindi un quadro clinico che dura in molti casi fino a 6-9 mesi e che spesso coinvolge multipli sistemi. Il long covid pediatrico, quindi questa figura dovrebbe dire che il long covid pediatrico è meno frequente, perché vedete sono meno i bambini che hanno più di un sintomo a carico di almeno due sistemi diversi, e fortunatamente solo una minoranza di pazienti, quindi qui ci avviciniamo a quel 2% degli altri studi, solo una minoranza di pazienti presenta dopo oltre 6 mesi una sintomatologia persistente a carico di più organi, di più sistemi. A dire che probabilmente questo è il gruppo di pazienti con lo spettro più grave di long covid che non recupera spontaneamente, per il quale probabilmente noi pediatri dovremmo cercare di fare qualcosa per migliorarne la qualità della vita. Riassumendo quindi, come in un modo, con una tipologia di studio o di migliore o peggiore che sia, comunque evidenza da ricercatori e famiglie, associazioni familiari di pazienti che dopo il Covid hanno avuto problematiche che non sono più state descritte, cioè che non erano presenti prima, sono state riportate pressoché in tutto il mondo. Ovviamente purtroppo le patologie croniche è difficile studiarle nei paesi poveri, per studiare il long covid servono fondi molto più rilevanti, non abbiamo dati da sud del mondo e in questa parte del mondo ovviamente finora abbiamo avuto ancora pochissimi casi di covid pediatrici, quindi vedremo più a lungo termine. E in tutto ciò consideriamo che finora io non sto mai parlando della MISC come un evento post-covid, che ovviamente lo è. Quindi ovviamente il carico degli eventi post-Covid si andrebbe molto a ingrandire. Nonostante tutto ciò, quindi tutte queste evidenze, ancora oggi a distanza di tempo cosa succede? Che quando parliamo di long Covid negli adulti, come avete visto prima, abbiamo gli studi su Nature, su Lancet, su Science, l'OMS riconosce il long Covid negli adulti. Quando però si parla di dire guardate questo bambino ha questa problematica cronica post-Covid, c'è una grossa fetta anche di medici che ancora oggi, anche pochi giorni fa per esempio su Porta a Porta, parlano di problematica psicologica dovuta per esempio alle restrizioni sociali che hanno avuto questi bambini, cosa che è vera. Sappiamo che c'è stato un exploit di mental health dopo appunto con l'insorgenza della pandemia, ma è un quadro clinico che vedremo completamente diverso. Fatto sta che quindi oggi c'è una grossa fetta anche nel mondo scientifico che dice guardate, probabilmente questo non è problematica organica arrivata al Covid, ma una problematica di salute mentale. Però, diciamo, dato il razionale biologico, i dati che abbiamo, la mia domanda è perché una malattia dovrebbe avere un cutoff così netto? Posso immaginarmi un gradiente di severità, così come il Covid acuto è molto più grave negli adulti, ma raramente lo è anche nei bambini. La mia idea è che il long covid sia sicuramente più grave e frequente negli adulti, ma che può esserlo seppur più raramente nei bambini. Non lo dobbiamo né sovrastimare, quindi arrivare a dire che ogni cosa che succeda post covid sia dovuto al covid, ma allo stesso tempo neanche sottostimarlo. E da qui un altro dei problemi dei lavori della ricerca scientifica che non arriva a togliere molti dei dubbi. Perché, come vi dicevo prima, che cos'è il long covid? Diciamo, se noi non abbiamo effettivamente già oggi, già per la polmonite ci sono i problemi delle definizioni, ci sono quando dobbiamo fare la ricerca, però questo problema è particolarmente rilevante per il long covid. O considerate solo il 16 ottobre o il 16 ottobre è arrivata questa definizione dell'OMS
Dice la post-COVID condition, quindi il termine tecnico non è long COVID, ma post-COVID condition, è un quadro caratterizzato da una storia di COVID confermato o probabile. Questo vale soprattutto per la prima fase della pandemia, in cui era difficile accedere ai test, che dura più o meno quindi 3 mesi. Si introduce il famoso cutoff dei 3 mesi, di cui vi ho parlato più volte, dura un po' di tempo e che non è spiegato da una diagnosi alternativa, giustamente, che in genere include fatica, difficoltà al respiro, problemi neuropsichiatrici, disfunzionali, che hanno un impatto sulla la vita di tutti i giorni praticamente. Questi sintomi possono iniziare subito o un pochino dopo la malattia, possono avere appunto fluttuare, recidivare e avere alternarsi a fase di miglioramento. Quindi già di per sé una diagnosi è una definizione molto complessa, che è difficile far rientrare in un progetto di ricerca scientifica. A complicare il tutto, l'OMS poi aggiunge questa frase, e qui finisce, non è che poi c'è un proseguimento. La frase dell'OMS continua con una definizione differente, può essere applicata ai bambini, punto. Ovviamente quindi tutto ciò spiega anche perché è difficile fare ricerca. Ora, quindi, la mia idea qual è? Come dicevamo prima, probabilmente il quadro post-COVID può essere spiegato da due grossi macroeventi. Uno è il danno d'organo che noi abbiamo visto prima per la correlato all'assistenza, per esempio in terapia intensiva, l'intubazione, allo stormo citoclinico delle malattie molto gravi, e quindi al danno d'organo che ovviamente, essendo associato a una perdita di funzionalità d'organo, crea una sintomatologia conseguente. Oppure ha una parte più, diciamo, funzionale, meno definita, che è probabilmente correlata a un tasso di infiammazione persistente, il reservoir, l'autoimmunità, le problematiche endoteliali e coagulative croniche. E probabilmente negli adulti c'è molto di più questa componente, perché noi il quadro acuto grave di COVID, almeno finora, è estremamente raro. Quindi negli adulti probabilmente il long COVID è anche molto più grave, perché oltre a questa componente, che è semplicemente correlata all'infezione e a motivi ignoti di come l'individuo, quell'organismo risponda e se il suo sistema immunitario risponde a quell'infezione, quindi probabilmente questo è più frequente nel giovane adulto, incluso il minore, e probabilmente nell'adulto invece anziano, soprattutto se con comorbidità, ci sono entrambi i fattori, e questo potrebbe spiegare perché il long COVID è molto più grave e significativo negli adulti. E questa era l'immagine, quella che avevo fatto prima, poi ieri mi sono divertito a fare un'immagine un po' più carina, insomma. Questo quindi per dire che noi oggi nella pratica clinica che cosa stiamo vedendo, passando dai survey a quello che noi vediamo nell'ambulatorio? Noi sappiamo che in genere il COVID è comunque una malattia lieve nel minore. Ora nelle ultime settimane con l'Omicron stiamo vedendo molto più casi, anche più ricoveri, però diciamo, almeno nella mia esperienza, è che comunque i ricoveri di malati veramente gravi restano comunque relativamente raro. Fatto sta, sappiamo bene il COVID acuto nel bambino, sappiamo che la maggior parte dei pazienti da COVID acuto recupera, guarisce completamente, ma ormai sappiamo bene che alcuni bambini sviluppano una forma post-infettiva acuta, come la MISC, o anche, ve ne parlerò dopo, alcune conseguenze neurologiche a distanza, ma sappiamo. E questo ormai io lo vedo abbastanza spesso in ambulatorio, e penso tra i 414 partecipanti molti altri, c'è tutta una corte di pazienti, di famiglie che ci portano i bambini e soprattutto gli adolescenti, che dicono: guarda, lui ha superato la malattia acuta, però da allora non faceva sport, non riesce più a tornare a giocare a calcio, a karate, a box, nonostante prima facesse attività sportiva a livello agonistico, a scuola andava bene, ora si affatica, mi chiede ogni tanto di rimanere a casa, oltre ad avere una serie di sintomi come la fatica e la facile affaticabilità sotto sforzo, questo bene o male non manca mai, e una serie di altri sintomi come la cefalea, dolori muscoloscheletrici, eccetera. Per cui, e secondo me questa è la definizione che rientra molto di più e va molto di più ad assomigliare alla definizione del long COVID negli adulti. Ed è questo che io oggi considero long COVID se persiste dopo i 3 mesi.
Quindi non è, e non è che dico a chi dura da un mese e mezzo che non è long COVID, dico ok, sì, però vediamo, poi ve lo dico dopo, cerchiamo di vedere se lui rientra in uno di quei fenotipi che poi migliora spontaneamente oppure se dobbiamo fare qualcosa. E qui non so se vogliamo fare un rapidissimo break, perché potrei... Ci sono un po' di domande, se vuoi intanto sì, rispondere a queste. Allora, io sono andato lungo perché appunto mi avevate detto 2 ore, sto andando nel dettaglio, ma posso accelerare. Mi sa che servono tutte. Quindi, allora, innanzitutto sulle domande, domande e risposta mi erano sfuggite, c'è Francesco Macri che ci chiede, ma c'è correlazione tra la gravità del long COVID e la gravità della malattia acuta, che un po' riprende un quesito già formulato precedentemente da un'altra collega. Allora, negli adulti sicuramente sì. Io nella mia personale esperienza devo dire che non ho praticamente mai avuto long COVID in bambini ricoverati, ma tutti in bambini che, diciamo, sono stati gestiti a domicilio. E quindi anche qui, secondo me, questa cosa, osservazione tutt'altro che dimostrata, potrebbe essere in qualche modo associata a una problematica di risoluzione immunitaria dell'infezione acuta, e quindi un quadro infiammatorio cronico subdolo che potrebbe in qualche modo, però appunto è tutt'altro che essere un'ipotesi, insomma. E quindi questo risponde automaticamente alla domanda di Maria Immacolata, che dice, scusi, non COVID è presente anche negli asintomatici o nei pauci sintomatici? Quindi sì. Abbiamo già risposto. Direi, invece l'altro era, che avevamo lasciato un po' prima da parte, era quali fattori, oltre alla gravità della malattia acuta, possono essere predittivi di un non COVID? Ci sono. Esatto, abbiamo detto nell'adolescenza, quindi l'età, c'è un gradiente verso l'età, e c'è anche un link di molti colleghi, anche quello studio russo, con una, diciamo, storia di malattie allergiche, di problematiche allergiche. C'è anche un link forte, ad esempio, con gli asmatici. E anche qui, di nuovo, non si sa bene perché, però sempre il sistema immunitario qualcosa sembra fare, insomma. Sarebbe interessante farlo indagare quell'aspetto, perché lì abbiamo una risposta TH2 che poco, insomma, invece correlerebbe con uno stato, diciamo, infiammatorio un po' più cronico, però è un unico dato quel lavoro lì, credo. Nei minori sì, però nei giovani adulti ci sono altri dati. Ok. Mi chiede Donatella Stabile, quanto è vero che il COVID abbia slatentizzato la malattia autoimmune? Ma allora, diciamo, io devo dire di malattie autoimmuni classiche post-COVID non ne ho viste tanto. È vero che si parla tantissimo di diabete, ora pure i CDC proprio pochi giorni fa hanno un grosso studio statunitense di coorte, ha mostrato un aumento delle diagnosi di diabete di tipo 1 dal 30 all'80% negli Stati Uniti, confrontando i periodi pre e post pandemici. In Europa ci sono dati contrastanti, noi abbiamo uno studio europeo in corso che sembra invece smentire questa cosa per ora. Però diciamo anche qui non sarebbe che ci sia che tante patologie immuni siano slatentizzate post-infezioni virali, diciamo è abbastanza noto, quindi non mi stupirei in questo caso, sinceramente. Marzia De Simone invece chiede, è segnalata la sindrome da affaticabilità e astenia dopo vaccino? Perché l'ho patita personalmente dopo la prima e la seconda dose per qualche mese. Sì, io pure l'ho vista in un paio di bambini e come ho sentito casi, però diciamo appunto tutti che io sappia autolimitanti, sì. Infine qui Maria Rosa Pugliese chiede, le società sportive per riprendere l'attività agonistica dopo COVID richiedono una nuova visita sportiva con test da sforzo e a volte ecocardiogramma. In base ai dati attualmente conosciuti, quali sarebbero i ragazzi da controllare e quali controlli eventualmente fare prima della ripresa dell'attività? Allora, sì, questo è molto dibattuto. Infatti, io sinceramente, devo dire, in questo ho sentito parlare più volte anche insomma, colleghi della Sapienza che hanno pure loro l'ambulatorio post-COVID pediatrico. La mia idea è che i bambini che recuperano clinicamente noi non abbiamo mai trovato nulla di particolare, quindi sinceramente io ai pazienti che vengono in ambulatorio da noi gli dico di riprendere senza problemi, a meno che non hanno una sintomatologia persistente appunto, e lì poi noi iniziamo un follow up che è quello di cui parlerò dopo. Quindi secondo me
è traslato troppo dagli adulti questo dato e creerà un problema ora nel breve termine, ora che tantissimi bambini sono positivi, non si riuscirà a fare i controlli, quelli sportivi classici a tutti i bambini che hanno avuto il Covid. E poi c'è quest'ultima domanda che forse anticipa, però immagino l'ultima parte della tua relazione. A Carlo Zanonini chiede: si può pensare che la proteina Spike giochi un ruolo importante più che al virus stesso nel long COVID per la sua azione diretta tossica pro-infiammatoria sui tessuti, per quella indiretta microtrombogena che causa microperfusione tessutale ipossica, danno tessutale? Allora, la ricerca preclinica, io l'ho mostrato molto rapidamente prima, però sembra proprio dire questo, sia sulle piastrine, sulle cellule, cioè la proteina Spike, è stata ritrovata quasi in ogni cellula ematica pure. Quindi, insomma, questa possibilità è, a livello di ricerca preclinica sembra significata, poi cioè sembra dimostrata, poi l'impatto clinico nell'ospite in vivo è da definire. Lucia, forse il professor Bellanti vuole fare una domanda, Sì, chiamiamolo. grazie Danilo. Io vorrei fare una domanda. La domanda è: principalmente abbiamo pensato del Covid come era una infezione acuta. Il concetto di long Covid porta la possibilità che abbiamo una risposta di un'infezione cronica. C'è un cambiamento di pensiero. Se questo è giusto. La domanda è: che tipo di infezione è l'infezione della Covid-19? Una cosa acuta o cronica? Abbiamo una persistenza di antigeno del virus che persiste e i pazienti che hanno questo tipo di risposta. Che sono i tuoi pensieri? Sì, grazie professore. Ovviamente domanda difficile qui dare una risposta, però secondo me è entrambe le cose, cioè è una malattia acuta sicuramente perché ovviamente ha un quadro iperacuto in molti casi, però non è una malattia che si spegne là. Io direi se pensiamo che un adulto su tre ha sintomatologia persistente per mesi e mesi, io direi che è una malattia acuta che facilmente cronicizza. Ok, posso fare una vista di una diapositiva, se possiamo fare per 2 minuti. Prego, prego, prego. Possiamo share the screen, se possiamo share the Condivido screen. schermo. Poi, Perfetto. Eccoci. voi vedete questa ora? Sì? Si vede? Sì, bene. This long COVID che hai parlato is a form of chronic COVID characterized by persistent after effects of COVID infection, as you have mentioned, with fatigue, brain fog, shortness of breath, and many other symptoms. They can last weeks or months in some patients who are now referred as long haulers or chronic COVID. So these symptoms are mostly neurologic, that, as you mentioned, with brain fog, fatigue,
encephalopathy, sometimes stroke. But in the adult, there's the lung, the cutaneous, the cardiovascular, and even the kidneys, as you mentioned. So the majority of patients with COVID usually show complete recovery within 3 to 4 weeks. But a few patients, maybe 10%, are what you are calling long COVID. So the basic question is, how does this come about? What is the pathogenesis? And I'd like to offer a simple explanation. I have a feeling that long COVID is involved with the persistence of microbes. The immune response consists of three phases: the innate, the adaptive, and the tissue damaging. When we encounter a virus or something form, we involve the innate system with phagocytosis and inflammation. And then the adaptive system is involved with the T cells and the B cells, which make antibody. If we can effectively eliminate the virus in these two phases, we call it the immune system in health. Abbiamo colorato questo azzurro per questo colore azzurro è una cosa beneficiosa. Però se antigeno o virus continua, entriamo la terza risposta, quella che porta danno. And I think, penso che la COVID, long COVID, è una forma di questa risposta. Possiamo rientrare nel sistema beneficioso se possiamo eliminare il virus o se persiste il danno continua. Il danno di long COVID mi pensa che sia una risposta dei citochini proinfiammatorie. Ok, se noi, let's see. Come si può fare questa cosa here? Mm-hmm. La cosa cronica, un'infezione acuta, abbiamo il sistema innata e quella adattiva, e poi finisce. Se il virus è rincontrato, la risposta è una la risposta anamnestica o booster, e finisce. Però in infezione cronica, la stessa cosa, innata, adattiva, però il virus può evade, c'è una evasione della risposta immunitaria e porta i sintomi di autoimmune, infezione cronica o anche alcuni portano maligno, cancro. C'è una immunopatologia. Ci sono tre risposte dell'effetto del virus e target cell. Abbiamo infezione acuta e quelle cronica. Polio, per esempio, la polio infette una cellula del sistema nervoso, le cellule anteriormente sono distrutte
e poi finisce. Non c'è persistenza di virus, non c'è polio cronica. Il danno è fatto e finisce. Però una filogenia dei virus sono più avanzati. Ci sono quelle croniche, abbiamo quelle latente e quelle che sono chiamate persistente. Un esempio di latente è il virus di herpes, la varicella, la herpes simplex. C'è un'infezione e poi c'è una continuamente latente e può essere reattivato e portano una malattia cronica. Il più cattivo infezione è quelle che sono persistente. Un esempio di esse sono le papilloma e la HIV, che non solamente portano infezione, però anche cancro. So, la mia domanda in questo sistema di classificazione: dove è questa infezione di COVID-19? C'è la possibilità che alcuni sono acuti, però ci sono quelle dove il virus continua e persiste. Il mio pensiero è che il virus può fare tutti e due e dipende dalla risposta del umano. È controllato geneticamente. Questa domanda è perhaps un poco accademica, però è importante per noi pediatri e clinici di sapere forse qual è la cosa con questi. E questa è la mia domanda. Forse requiere più ricerca di capire la risposta di questa domanda. Però grazie per la tua presentazione, è molto interessante. Però siamo lasciati con questa domanda, che penso che sia molto importante. Grazie. Grazie a lei, professor Bellanti. Prego. Se posso, a parte grazie, professore, veramente, che ovviamente, diciamo, questa cosa riunisce dei concetti che avevo accennato in maniera ovviamente molto più sia chiara che scientifica e con la prospettiva immunologica. Io sono ovviamente totalmente d'accordo, e se è vero che noi non sappiamo ancora esattamente dov'è l'infezione appunto da COVID in questo schema, e che quindi servirà ancora alta ricerca, però secondo me il take home message importante è proprio dire: ci sono i presupposti biologici per cui possa essere un'infezione di questo tipo, che va ben oltre l'infezione acuta, ed è quindi dire è solo una problematica psicologica dei bambini dovuta alla pandemia, fa male alla scienza, alle famiglie, alla conoscenza e purtroppo anche ai finanziamenti che possiamo sperare di avere per dare delle risposte in questa direzione. Quindi grazie ovviamente. E quindi io rispondo, questa è la mia risposta a questa preziosa domanda e parentesi. Beppino, posso? Prego, come no? Oddio, prego. Grazie Danilo, complimenti. Credo che tu abbia descritto dei microtrombi a livello polmonare nei pazienti con COVID. Quindi io mi aspetto che questo fenomeno sia magari presente in forma più lieve in più bambini, e mi aspetto che ci sia uno squilibrio tra ventilazione e perfusione.
Hai mai pensato che alcuni di questi bambini possano iperventilare? Perché tanti dei sintomi descritti nel post-Covid sono presenti anche nella sindrome da iperventilazione. Quindi probabilmente l'avete già fatto, ma un test che farei sicuramente è il test di Nijmegen, è un questionario con poche domande. E se raggiungi un punteggio superiore a 23 può essere indice di iperventilazione. Questa è la prima domanda. Poi un commento. La spike protein credo che dia infiammazione se è attaccata al virus. Perché c'erano delle domande sulla spike protein. Legate a quelle domande, non da chi ha fatto la domanda, ma magari da qualcuno che l'ha letto, può sorgere un retropensiero. Se è la spike protein che fa tutto, perdonatemi questo casino, allora quando mi vaccino mi può venire fuori la stessa roba. Sì, grazie, è una precisazione fondamentale, ovviamente super d'accordo in questo, sì, perché ovviamente la proteina nel contesto di un'infiammazione che viene attivata e poi una serie di cascate in cui una cosa stimola l'altra, assolutamente sì. Per quanto riguarda la prima domanda, no, non lo avevamo considerato, quindi grazie ovviamente per questa ulteriore idea, però posso dire di aver letto di concetti, di studi che parlano di silent hypoxia. E diciamo, ora non vado nel dettaglio, forse non l'ha messa quella slide, mannaggia, ma da qualche parte ce l'ho, in cui appunto sembra una disbiosi intestinale, cose di questo tipo che possano attivare l'asse del parasimpatico e non andare a dare delle stimolazioni particolari a livello del tronco, e non a caso questi pazienti potrebbero magari avere l'iperventilazione, ma hanno sicuramente altri sintomi come l'ipotensione ortostatica, la tachicardia ostostatica, malessere post attività sportiva. Quindi sicuramente sembra proprio esatto, non ci potrebbe stare assolutamente, per quel poco che ne so io, sicuramente. Quindi un'idea che sicuramente poi varrà ancora molto di più negli adulti, sicuramente, perché ripeto, noi poi lo spettro più grave nei bambini, ho delle slide finali e lo posso far vedere, ovviamente è meno frequente fortunatamente, però i pazienti ne abbiamo, noi allora più o meno da varie zone d'Italia ci contattano le forme un po' più gravi. Non so se riprendo, se abbiamo tempo, se no mi fermo qui, come preferite voi. Sì, facciamo un altro po', Danilo, dai, facciamo un altro po' che poi il gran finale con domande che ce ne sono ancora. Allora, ok, vado un po' più veloce allora, un po' più sulla parte clinica. Rapidamente li riassumo. Questi sono, diciamo, cinque bambini abbastanza tipici di un gruppetto poco più numeroso, di appunto bambini peraltro sani, cioè chi faceva cavallo, perché ai cavalli ha proprio un... Ora mi viene la parola in italiano, comunque ha proprio i cavalli e tutto lo spazio necessario, chi vuole fare il medico, chi faceva sport a livello agonistico, chi va in palestra, bambini normali, peraltro senza comorbidità, che ovviamente spesso cerchiamo poi di togliere negli studi perché possa essere un fattore confondente. A pressoché tutti tranne uno hanno avuto un COVID mild, e tranne una ragazza che proprio a inizio pandemia, quindi una diagnosi clinica in questo caso, fatto sta, e quindi il concetto che dicevo prima, rientrano e hanno dopo il COVID da una vita regolare. Chi faceva pallavolo a livello agonistico non riesce a tornare a fare pallavolo a livello agonistico, chi studiava bene quest'anno aveva in programma di fare i test di medicina per fare medicina in Inghilterra e ha difficoltà a riprendere a uscire con gli amici a studiare come prima, per cui io li sento spesso, ahimè, tra virgolette, queste famiglie sono molto preoccupati per l'accesso a medicina, chi appunto ai cavalli a casa non si riesce più ad andare perché al minimo sforzo non riescono più a fare le scale, bambini a 14 anni non riescono a fare le scale. E poi diciamo quello che forse è il quadro più semplice, alcuni dolori toracici ricorrenti. Quindi qui si apre il grosso capitolo cosa fare quando i bambini, le famiglie vengono a chiedere
in questi casi. Qui ora ci sono due scuole di pensiero. Moltissimi dicono a queste famiglie: ma se è una componente psicologica, stia tranquilla, e quindi vengono, diciamo, dismessi in questo modo. E noi abbiamo, penso sia chiaro, scelto una strada differente. E ovviamente noi quello che diciamo alle famiglie, la verità è che noi non lo sappiamo cosa fare, quindi siamo onesti da questo punto di vista, ma dire che non lo sappiamo non significa finire il discorso. Non lo sappiamo, ma riconosciamo il problema, siamo consapevoli che c'è qualcosa che va in atto. La scienza ora va un po' più rapidamente su questa tematica e quindi riconosciamo il problema e cerchiamo, lo diciamo chiaramente alla famiglia e spesso anche al bambino, che faremo del nostro meglio per prendercene carico. E quindi da qui la necessità di sviluppare dei percorsi di cura che appunto noi abbiamo implementato e svilupperemo rapidamente, spesso anche in collaborazione con il pediatra del territorio. È un protocollino nostro, ripeto, aggiornato allo stato attuale delle conoscenze, e c'è necessità di modificarlo. Lo faccio vedere un pochino più rapidamente, un po' più nel dettaglio tra poco. Come vi dicevo prima, noi per fare una sorta di screening dei sintomi utilizziamo questo survey dell'ISARIC, e poiché abbiamo visto sia per la definizione dell'OMS ma dalla clinica che molti recuperano spontaneamente, come anche nella nostra stessa casistica, praticamente quello che facciamo noi, a meno che i sintomi siano proprio debilitanti, comunque fare una sorta di wait and see a 3 mesi. E già però dicendo alla famiglia che noi ci siamo disponibili se ci sono riacutizzazioni e che ce ne prendiamo carico e che non è tutta un'invenzione del bambino, dalla mia piccola esperienza è un primo step che già fa la differenza. Dopodiché, se a 3 mesi la sintomatologia persiste, il quadro è così sfumato e variegato che è ovvio che è necessario un approccio personalizzato in base alla tipologia. E molto di quello che facciamo è dato da quello che vi dicevo prima: l'autoimmunità, la persistenza virale, anche a livello gastrointestinale c'è una marea di studi, la parte infiammatoria cronica a livello del sistema nervoso centrale, l'endoteliopatia cronica. E in questo nostro studio preprint, che noi ora abbiamo aggiornato, e spero prima o poi di avere il tempo di finire di scrivere e sottomettere, e qui si collega a quello che diceva il professor Bellanti. Magari il professore le manderà, appena finisco questi dati, glielo mando perché sarà interessante interpretare. Io non sono immunologo, purtroppo. Ma c'è un profilo cellulare estremamente diverso nei bambini che hanno i sintomi persistenti rispetto a quelli che hanno ricoverato. Per esempio, noi ci hanno molto colpito il fatto che c'è una percentuale di questi bambini che ha i plasmablasti a palla, tra virgolette, come indicare che questi pazienti contro qualcosa continuano a cercare di produrre immunoglobuline. Quindi c'è qualcosa che stimola questi bambini. Come dicevo, ovviamente cerchiamo di escludere le cause concomitanti che possono spiegare un sintomo, la tiroide, no? Per esempio, la celiachia nei sintomi gastrointestinali. E poi cerchiamo un approccio personalizzato. Ora, qui, ripeto, non è una linea guida ufficiale, quindi è giusto un concetto per dire rapidamente quello che facciamo. E poiché la parte principale è appunto l'astenia, la fatica, eccetera, spesso andiamo a finire da questa parte. E noi ora abbiamo trovato questo test che può intanto quantificare se la fatica è dovuta a uno scarso allenamento oppure a qualcosa cardiopolmonare. Considerate che per fare questo percorso richiede settimane o addirittura mesi, e purtroppo moltissime di queste cose non le possiamo fare sotto ai 10 anni perché richiedono una serie di compliance del paziente. Il test cardiopolmonare non è quello che serve magari per l'attività sportiva, ma un test che noi abbiamo preso la fortuna con Cristina De Rose, che è la nostra pneumologa pediatra, insieme a Fabiana Baldi, che è la nostra pneumologa, che fa questo test, che non solo ci dice se c'è una stanchezza muscolare, ma se ci sono segni di limitazione cardiaca, di impegno vascolare polmonare, di ridotta riserva coronarica, iperlattacidemia durante l'attività sportiva. E noi con questo test, pazienti che per mesi si diceva la stanchezza è praticamente inventata, restate tranquilli, è colpa del lockdown e quant'altro, abbiamo trovato che è stato anche abbastanza, diciamo, no, non scioccante, ma ci ha sorpreso quando effettivamente abbiamo trovato che questa stanchezza era quantificata in chi aveva segni di ipertensione polmonare,
aveva appunto reduced functional cardiorespiratory capacity, la capacità la fitness cardiopulmonare. Per cui, prendendo di nuovo spunto dagli adulti, che ovviamente arrivano sempre prima di noi, abbiamo iniziato a fare dei test polmonari nei pazienti che dopo 6 mesi circa avevano ancora i sintomi senza nessun'altra causa e con il test cardiopolmonare patologico e finora in 4 bambini abbiamo trovato evidenza di perfusione a livello polmonare, questo soprattutto negli adulti. Stanno venendo fuori delle cose incredibili di pazienti che hanno le TAC post-COVID normali, senza segni di embolia polmonare, hanno quadri molto peggiori di quelli che vediamo noi in età pediatrica, di veri e propri buchi di perfusione polmonare con gli esami funzionali, tant'è che nel non-COVID ora si tende molto a shiftare sulla parte funzionale della diagnostica. E quindi abbiamo appunto, questo è un caso pubblicato e ovviamente ne viene che la gestione è personalizzata, che teoricamente comprende sia la parte clinica che non clinica, che non sono, dovrebbero essere inserite all'interno di studi clinici per valutarne più o meno l'efficacia, quantomeno non dico trial, ma quantomeno degli studi clinici per documentare come vanno. E ovviamente l'approccio deve essere condiviso con la famiglia e con il medico di base, perché appunto lei come una polmonite batterica che teoricamente ci aspettiamo che la penicillina sia funzionante. In questi pazienti, per esempio, noi nella prima paziente che aveva anche le citochine infiammatorie dopo 6 mesi molto alte, abbiamo iniziato con un po' di cortisone e praticamente poi in tutti i pazienti che avevano l'evidenza di, ne abbiamo 4, quindi un quarto qui non era esposto, abbiamo iniziato gli anticoagulanti, che non è una decisione facile e ovviamente il messaggio non deve essere che vanno trattati tutti in questo modo, dovrebbero essere documentate, scelte bene, i comitati etici e quant'altro. E devo dire che noi 3 di questi 4 pazienti hanno avuto, dopo mesi e mesi di sintomatologia che andava avanti, un recupero pressoché completo della sintomatologia, tranne questa prima paziente che ha risolto solo i sintomi post attività sportiva. In altri casi, per esempio come la pericardite, è molto più facile documentare insomma, il trattamento, riadattiamo quello che vediamo nelle pericarditi. Perché il sistema immunitario gioca un ruolo, ci sono teorie ma anche studi in corso, anche studi fatti con risultati dubbi, in cui alcuni lavori mostrano un miglioramento del clinico di sintomi dopo la vaccinazione, e quindi sembrerebbe che anche qui la vaccinazione possa essere lo stimolo per il sistema immunitario di riequilibrarsi, riadattarsi ed eventualmente andare a spegnere il quadro infiammatorio persistente. Ovviamente poi ci possono essere tutta una serie di altre soluzioni che dovrebbero essere per esempio sotto studio, alcune più ovvie come per esempio chi ha disturbo del sonno, ovviamente un circolo vizioso va a influenzare poi l'umore e insomma la performance giornaliera, quindi quello che si usa normalmente per i disturbi del sonno. Per la parte coagulatoria c'è la possibilità, ripeto, questo vale soprattutto negli adulti, nei bambini è difficile arrivare a queste decisioni, comunque ovviamente farmaci che vanno a lavorare su questo servizio. Per esempio sulla parte gastrointestinale in pediatria si utilizza molto l'alteferina, ma anche qui dovrebbe essere documentato. Microelementi e le vitamine, di cui c'è tantissimo interesse crescente in età pediatrica, nel concetto di una microinfiammazione cronica persistente, non siamo in un quadro iperacuto come nel COVID, ma in un quadro subdolo, micropersistente, l'alimentazione probabilmente dei composti multivitaminici che abbastanza inclusivi, non limitatisi alle classiche vitamine, ma con prodotti che hanno chiara evidenza in vitro di attività, per esempio antinfiammatoria, immunomodulante, irrazionale, che possono avere un effetto come terapie croniche, è solido e quindi giustificherebbe gli studi clinici. Questa appunto è una tabella che per esempio va a riassumere come i composti che contengono vari multivitamini hanno un ruolo in vitro praticamente ormai dimostrato e in alcuni studi anche in vivo, addirittura dalla donna in gravidanza e bambini all'using ricorrente, molte cose vengono già utilizzate. Irrazionale che in un contesto di infiammazione cronica subdola persistente e viral persistence possano giocare un ruolo, quindi in contesti di questo tipo è solido e sicuramente meritevole di
una valutazione. Ovviamente l'ideale sarebbe introdurre questo tutto ciò in studi placebo controlled, quindi con trial con placebo, per capire poi se questa sintomatologia, come nei nostri pazienti, è migliorata per gli anticoagulanti, anche se da 12 mesi la cosa non migliorava in nessun modo, o sarebbero migliorati persistenti. Volendo fare la parte dei revisori, che sono sempre molto cattivi, il placebo è fondamentale. E poi ovviamente una ripresa graduale dell'attività sportiva, una ripresa graduale anche magari dell'orario scolastico. Si possono, a volte alcune famiglie, fare degli orari ibridi in base alle condizioni del bambino, però stressando il concetto con la famiglia e con il bambino stesso, che bisogna evitare di isolarsi, perché altrimenti questo va ad alimentare un circolo vizioso negativo sul concetto di salute in generale. Quindi, riassumendo, i quadri clinici principali che noi vediamo appunto è questa parte più sistemica, con la fatica, in alcuni casi le miopericarditi, molti pazienti hanno le artromialgie. Molti, e devo dire che sono quelli che in genere vanno meglio, sono quelli che hanno la sola parte gastrointestinale in termini di dolori addominali ricorrenti, soprattutto, e nausea. Ci sono dei pazienti che hanno una sintomatologia cronica persistente. Non so se voi vi cancello anche a voi la parte qua in alto, dove c'è in alto a destra uno studio veramente importante, secondo me, che non ha avuto l'interesse, la diffusione che merita, pubblicato peraltro su JAMA Neurology. Ci sono dei pazienti che hanno un'insorgenza di sintomatologia neuropsichiatrica a lungo termine o anche anosmia cronica. C'era una domanda, noi abbiamo dei pazienti con anosmia cronica. E questo lavoro invece di JAMA è estremamente importante, perché ha documentato in 3 adolescenti con sintomatologia subacuta settimane dopo l'infezione, insorta settimana dopo l'infezione da Covid, di sintomi neuropsichiatrici inizialmente inquadrati come sintomatologia psichiatrica classica, nei quali è stata documentata sia alterazioni a imaging del sistema nervoso centrale di tipo funzionale, ma soprattutto è stata documentata la produzione intratecale di anticorpi IgG antiproteina spike, qualcosa che veramente, volendo essere pignoli senza voler spaventare, ricorda quello che noi vediamo nelle parencefalitiche subacute sclerosante post-morbillo, in cui tra i criteri diagnostici, già il criterio diagnostico della biopsia, però diciamo tra gli indizi c'è per esempio la documentazione di produzione intratecale di anticorpi. Quindi è veramente un capitolo, come diceva il professor Bellanti, in cui merita indagare l'infiammazione cronica. Ovviamente teoricamente dovremmo collaborare molto e di più. Noi personalmente stiamo collaborando con molta facilità con tutto il mondo, ma con molta più difficoltà. Non so chi c'è tra questi 374 partecipanti ancora in atto. Noi stiamo collaborando con moltissimi paesi in Europa, negli Stati Uniti, in Australia e in Sud America. Abbiamo enormi difficoltà a fare collaborazioni aperte e reciproche in Italia, a volte anche negli stessi ospedali, per cui l'ideale sarebbe provare a fare tutti la stessa identica cosa, mandare i pazienti nei centri di riferimento. Riconosce un ruolo fondamentale dei pediatri del territorio, perché sono quelli che hanno un rapporto cronico a lungo termine, scusate, con la famiglia, e perché questi sono pazienti che quasi mai vanno in pronto soccorso, perché la sintomatologia non è così acuta, grave, da andare in pronto soccorso. E tutto ciò, quindi vado a concludere, per quanto riguarda le partnership, chiunque interessato ovviamente potrà contattarci in qualunque momento e anche entrare in collaborazione con il proprio centro, con le proprie casistiche, sia che sia un pediatra territoriale che un pediatra ospedaliero che un pediatra universitario. E vado a concludere, riconoscere il long COVID poi rende anche più semplice, volendo bilanciare i pro e i contro di alcune strategie preventive. Per esempio in alcuni paesi c'è ancora chi mette in dubbio la vaccinazione in età pediatrica. Se aggiungiamo anche l'outcome a lungo termine di un'infezione, diventa molto più facile capire che conviene vaccinarsi. E quindi diciamo la conclusione è che ovviamente ma sempre un crescente riconoscimento della problematica negli adulti in età pediatrica,
una cosa importante, appunto, c'è uno spettro di gravità anche nei bambini, molti fortunatamente stanno in uno spettro lieve che rientra nel giro di qualche settimana, qui l'avevo tolto, ma l'altro concetto importante che ancora non abbiamo studiato, molti pazienti long covid sono giovani adulti che hanno i minori a casa, alcuni devono perdere anche il lavoro, magari devono cambiare lavoro, e questo indirettamente noi ancora non sappiamo qual è l'impatto del long covid negli adulti, nei giovani genitori, sulla qualità dei servizi che possono offrire ai loro figli, e questo si va a sommare al fatto di milioni di bambini che sono diventati orfani durante la pandemia. Ovviamente ancora non sappiamo come diagnosticarlo e trattarlo, dobbiamo credere di più e collaborare di più con i nostri pazienti. Il covid insegnato che qui si apre una nuova era di ricerca con i pazienti e dovremmo collaborare di più. E dovrei ringraziare tantissime persone, e il nostro immunologo, magari mi farebbe piacere magari un giorno parlarne con voi, prof. Bellanti e Bonner, con Gattur, il nostro immunologo, la nostra microbiologa, la nostra pneumologa che ci fa i test cardiopolmonari. Lavoriamo tantissimo con la medicina mononucleare, con una serie di collaboratori in Europa, in tantissimi specializzanti o neospecialisti, un gruppetto insomma di persone che si sono appassionate al problema anche da noi, non so se sono presenti. Li ringrazio: Cristina, Rosa, Dario, Antonio, Alessia, Federico, Margherita, Marianna, Carolina e ovviamente un padre professionale per me, il professor Valentini. Grazie, ci sto in tempo, spero. Scusate, sta andando un po' più veloce alla fine. E... Allora, Lucia, grazie. Le ultime domande. Abbiamo diverse domande. Sì, sì, prego. Complimenti, allora. Danilo, molto bene. Ti sei messo a rischio di non essere più un uomo libero. Sei andato bene, potresti essere cooptato alla SIPS e quindi non lo so se hai fatto una buona cosa o no stasera. Vedi, vedremo, dai. Allora, mi chiedono quindi se sono stati segnalati casi di agiosie e modificazioni del gusto della durata di mesi successivamente all'infezione acuta. Quindi i sintomi appunto nel long, mi sembra che tu... Sì. Poi un paio di bambini che devo dire soprattutto dopo l'ondata della scorsa estate, insorta dopo qualche settimana dopo dalla ripresa della malattia. E anche qui sembra banale, però ha un impatto sulla... Mi ricordo bene una ragazza che ci si è messa a piangere dicendo che non riesce più ad avere gli stessi sapori e odori, ovviamente a 14 anni per gli adolescenti sono cose che hanno comunque un impatto. La risposta immunitaria da vaccino migliore di quella naturale può ridurre la persistenza del virus e quindi la forma long? Allora, diciamo, come dicevo prima, in chi ha avuto il Covid, quindi in questo caso sarebbe una sorta di booster della risposta immunitaria, ci sono dati contrastanti. C'è uno studio in corso a Yale di una grandissima ricercatrice, Vasaki, che sta proprio studiando questo, tra le altre tantissime cose, non so se il professor Bianchi la conosce, però sta proprio facendo gli studi sia di base che clinici sull'immunità. E noi ne stiamo iniziando uno con l'Olanda, facendo anche gli studi immunitari pre-post vaccini. I comitati etici sono molto lenti in questo periodo per la parte pediatrica, però l'ipotesi c'è, esperienze di pazienti adulti pubblicate pure mostrano alcuni, non in tutti, 50 e 50 di miglioramento e non miglioramento, un 60-40 di miglioramento e non miglioramento post vaccino. Siamo forse un po' presto per rispondere e diventerà sempre più difficile adesso quando che l'immunizzazione attiva e passiva comincia a diventare un po' in parallelo. E Giovanni Simeone, il nostro metodologo, dice: ciao Danilo, campo di ricerca interessantissimo, molti studi osservazionali mi pare di capire hanno grossi limiti, tra cui la mancanza di una chiara definizione di caso, credo per l'età pediatrica, tempi di follow up che sono variabili, reporting di bias causata da sintomi riferiti da sé o dai genitori, quindi c'è il self reporting, senza possibilità di una valutazione, una valutazione clinica. Clinica, ok, assenza di, grazie, talvolta di un gruppo di controllo, sicuramente studi con numerosità campionaria maggiore, reporting più accurati e gruppi di controllo ci potranno fornire delle informazioni più dettagliate. Totalmente d'accordo su ogni singola parola, infatti
diciamo, noi ora stiamo continuando a fare i survey più che altro per avere più un'idea generale, ma io sono di quelli appunto che dicono, proprio oggi ho sentito un amico di Padova, di iniziare a mettere i gruppi insieme sui pazienti valutati nella clinica, in cui poi perché è difficile dire in un lavoro oggettivare la variabile. Prima stavo, ho una fatica che, di cui non ho mai sofferto prima, oppure questa difficoltà a tornare a fare sport e scuola come la facevo prima, che secondo me è un cardine che ci dicono pressoché tutti i pazienti che vengono in ambulatorio con sintomatologia persistente post-Covid. Quindi diciamo gli survey adesso ci possono servire a capire pure come cambia l'entità dei nuovi casi di sintomatologia persistente, diciamo così, non usiamo la parola non Covid, post, con le diverse varianti oppure con l'aumento del tasso vaccinale nei bambini, perché teoricamente, come abbiamo avuto meno MISC negli adolescenti dopo le vaccinazioni, teoricamente potremmo anche sperare in meno non Covid, quantomeno nei primi vaccinati. È tutto da vedere, però sono d'accordo che questi studi survey hanno tantissimi limiti, compreso lo studio che facciamo noi, che però appunto tirano fuori un problema, danno un overview generale e che poi non devono finire lì, ma devono traslare nella pratica clinica, sia per conoscere, sia per dare qualcosa alle famiglie, che non siano solo cavie di studio. E purtroppo il self-reporting forse è una cosa che pesa molto, cioè dei 2% dei pazienti di cui tu parlavi, poi i sintomi sono fondamentalmente soggettivi, come tutti. Non no, esatto, c'è una grandissima polemica su questo, io penso che ora esploderà, soprattutto sui social media, perché le associazioni di famiglia lavorano molto sui social media, quindi dipende voi quanto siete social per seguire questo. Uscirà brevissimo, l'ha pubblicato sul Lancet purtroppo, il famoso studio Clock inglese, che ha proprio valutato questo. Per dentro lo studio Clock, facendo un self survey in pazienti con una PCR positiva per Covid, e usando però, qui si apre il grosso problema dei gruppi di controllo nei survey, gli inglesi hanno intervistato centinaia di migliaia di adolescenti usando come gruppo di controllo dei bambini che una volta hanno avuto una PCR negativa, quindi valore zero. Questo dovrebbe essere accettato sul Lancet, perché ero uno dei revisori, lo sapevo, nonostante l'avessimo rifiutato in varie persone, è pubblicato e lo leggerete a breve. E però questo studio ha mostrato, ha evidenziato che quasi il 40% in generale degli intervistati presentava, lamentava disturbi del sonno, di concentrazione, dell'umore, che ovviamente ci può stare, però come fai a dire con un survey se in quel bambino il disturbo dell'umore era perché è stato un sacco di volte in quarantena, si è annoiato, è triste, oppure perché vorrebbe provare a fare qualcosa ma si affatica subito? Quindi sono studi imperfetti che ci danno una figura generale e poi dovremmo passare a step successivi. Tu hai fatto vedere il protocollo di studio che avete, no, pensato, ma non sarebbe altrettanto interessante andare a recuperare, laddove feasible ovviamente, quel 2% di bambini e magari fare gli studi, applicare gli studi di imaging che ci permettono magari, no, di avere dei dati un po' più anche oggettivi che possono dare delle indicazioni rispetto a... Non so se lo state facendo. Noi lo stiamo facendo con molta... Diciamo, sulla parte ematologica è più facile, sulla parte imaging è un po' più difficile per due motivi. Innanzitutto perché ovviamente facciamo sempre tutto con la passione e l'entusiasmo e senza risorse, ovviamente, e senza spazi, soprattutto in età pediatrica, perché poi anche qui, ritorno al concetto di prima, finché andiamo anche sulle televisioni nazionali a dire che è una problematica psicologica, poi trovare chi può essere interessato a finanziare test costosissimi, queste cose non è facile, prima cosa. Seconda cosa, alcuni test come l'ESPECT, per esempio, è pressoché impossibile farle nei bimbi piccoli, sotto i 6-10 anni di età. E anche qui, quindi, diciamo, c'è anche problematiche di questo tipo. Però noi lo stiamo facendo in tutti quelli che superano i criteri rilevanti. Sopra i 3 mesi siamo passati sulla fase operativa, diciamo. Grazie. Allora, domanda di Daniela, quali sono i danni renali da Covid nel lungo termine? Mi è capitato di vedere una proteinuria in un ragazzino appena guarito da Covid, ci può essere una correlazione? Ci può essere, diciamo, le sindrome nefrosiche sono storicamente associate a infezioni virali, no? Dopo qualche settimana di infezione virale, per cui nuovamente non escluderei fare la diagnostica che si fa sempre, dopodiché
è possibile che appunto io in quelle immagini in cui dicevo il guarito, complicanze post-infettive e long COVID, nelle complicanze post-infettive secondo me entrano tutte le complicanze post-infettive in sé a qualunque virosi che appunto noi abbiamo tipicamente. E ritorniamo su questo tema che aveva giustamente sottolineato prima il professor Bonner, che forse dovremmo, non so, un attimino chiarire. Laura ci dice: segnalato uno studio in cui la spike provoca riduzione della riparazione del DNA e ridotta risposta immunitaria. Questi effetti, anche con spike sintetizzata con mRNA da vaccino, spiegando la risposta immunitaria di breve durata, la necessità di pensare ad altre tipologie di vaccini. No, secondo me vale quello che ha detto il professore prima. Non, con tutti i vaccini fatti avremmo avuto a questo punto un boom di problematiche croniche, serie, significative, quindi direi di Beh, no. diciamo, questo studio credo di averlo letto e si riferiva sia sì, a uno studio in vitro in cui evidenziava sì questo danno di riparazione del DNA, ma cioè, non c'è assolutamente non viene assolutamente descritta quindi una correlazione con il vaccino. Sul discorso dello spike forse dovremmo, non so se ho ben capito, ribadire il concetto che in realtà parliamo di particelle, quindi non di una proteina vera e propria che Sì. presumibilmente che poi causa questo fenomeno di immunoevasione e quindi la persistenza dell'infezione, come ci stava giustamente evidenziando il professor Bellanti prima, no? Quindi non proprio la proteina vera e propria. Non so se siete d'accordo sul riassumere il concetto in questo modo, o forse non so, c'è un modo più chiaro per chiarire questo punto che sembra tornare. Sì, no, sono d'accordo, sono particelle di RNA virale persistente. Invece la proteina spike nella fase acuta può attivare delle cascate infiammatorie a livello soprattutto endoteliale e quindi poi a quel punto è un po' l'infiammazione che può persistere in alcuni casi. Non so se il professor Bonner vuole aggiungere qualcosa o non posso. Il Microfono. problema della spike protein. Se è attaccata al virus, va dappertutto, perché il virus va nell'endotelio. Se la spike protein la faccio produrre perché vaccino un bambino, questo mi va essenzialmente a livello dei linfonodi regionali dove produco la risposta anticorpale. Non è che il vaccino mi va a finire nel tronco encefalico, altrimenti quando vacciniamo un bambino per il morbillo dovrei avere la meningoencefalite, dei casi di meningoencefalite indotta dal vaccino del morbillo, che non abbiamo mai visto. E direi che questo ha spiegato molto meglio il concetto, grazie. Allora, Paolo chiede: dal momento che il Covid è una malattia infiammatoria, ha senso iniziare in tutti i bambini che hanno l'esordio febbre una terapia con ibuprofene invece che con il paracetamolo? Rispondo io, professor Sì, Bellanti. va bene. Allora, secondo me no, perché ancora comunque non abbiamo evidenze, cioè a meno che uno non lo fa in uno studio, cioè potrebbe essere, uno potrebbe finanziare uno studio in cui si fa tutti con un campione statistico rilevante, X pazienti Covid gestiti normale, X pazienti Covid con multivitaminici di caratteristiche specifiche o antinfiammatori e vedere qual è l'outcome a lungo termine. All'interno di uno studio, secondo me, gli studi sono Prevede. tutti giustificabili quando hanno un razionale, non ci vedo niente di male. Però tornare a casa invece con il messaggio di farlo a tutti, secondo me no. Però all'interno di uno studio, perché no? Essere d'accordo. Allora, e Antonietta chiede: i dati sui casi clinici presentati ora riguardano pazienti adolescenti e giovani adulti. Ci sono evidenze di tali problematiche nei bambini più piccoli? Penso ti ripeto, i serati che hai presentato prima. Allora, nei bambini più piccoli è molto complicata la situazione, perché ovviamente una sintomatologia, quella dell'astenia, pure è difficile da vedere. È anche poi difficile correlare le cose. Per esempio, io quest'inverno ho avuto molte famiglie che
ci hanno parlato di infezioni ricorrenti, frequenti nei bimbi piccoli dopo che hanno avuto il Covid, e quindi le famiglie lo associavano a quelle, però d'altronde noi da settembre a dicembre c'è stato un boom di circolazione dei virus comuni che non hanno circolato per 2 anni prima. Quindi io, diciamo, nonostante sia un sostenitore della realtà del long Covid, cerco anche di non associare tutto al long Covid e al Covid, e quindi comunque poi dico alle famiglie, poi alla fine se è stato il Covid o meno conta poco, cerchiamo di capire, vediamo che succede, eccetera. Però appunto è difficile farlo, però io direi che uno deve essere attento a non associare tutto al Covid e non associare nulla al Covid. Esatto. Allora, forse abbiamo già risposto, credo, a questa domanda. Comunque, esiste una correlazione tra long Covid, tra i pazienti con più giorni di positività e sintomatologia durante la fase acuta? Allora, no, io non lo so, non si sa ancora, questo è da vedere, però sicuramente è interessante perché alcune famiglie ce lo dicono. Il problema, appunto, il problema è le risorse per fare tutti questi studi, però anche quella potrebbe essere una ipotesi interessante da studiare, però la risposta è non lo so. Okay. Invece Angela chiede, vorrei sapere se dando lattoferrina per un lungo periodo si riesce a... non leggo altro. Vuoi sapere se dando lattoferrina per un lungo periodo si riesce ad evitare il long, continua dopo, ad evitare addirittura il long Covid? Non so se esistono studi su questo. Non esistono studi, anche qui, a proporre quello come dicevo prima, con dei multivitaminici hanno note proprietà antinfiammatorie, immunomodulanti, con la lattoferrina ci sono degli studi durante il Covid acuto, diciamo uno studio, quando fatto con i criteri etici degli studi, sono sempre giustificati per quanto mi riguarda. Però la risposta è no, e di nuovo non tornerei con questa indicazione rutinaria a casa. Certo. E c'è una correlazione tra recidiva di Covid-19 e accentuazione di patologie croniche in genere, non parla di autoimmuni qui. Allora, anche qui dei casi sporadici, noi proprio qualche giorno fa abbiamo avuto una riattivazione, per esempio, di rettocolite ulcerosa in un bambino che era positivo. Era quello o era una delle sue riattivazioni? Punto interrogativo. Un bambino con appendicite e pochi giorni dopo Covid positivo, una serie di ascessi, era quello o una coincidenza? Domande aperte per le quali chi una persona interessata che ne ha la possibilità è giustificato indagarlo. Anche qui, considerando il ruolo del sistema immunitario in queste patologie, sinceramente, e nella fase post-Covid e nel Covid in generale, irrazionale secondo me ci potrebbe essere per giustificare uno studio. Okay. Come ti dicevo, sicuramente ci sono tante domande con la risposta non so, quando ne avevamo parlato. Ma poi ci sono tante domande che stanno spaziando un po' oltre, diciamo, il giustamente, perché è un argomento che interessa tutti anche personalmente, quindi ci sono anche un po', per esempio, mi chiedono quindi la diagnosi, no scusami, conseguenze del Covid in chi ha già una patologia autoimmunitaria, per esempio, quindi... Io non le seguivo prima, non le seguo io, quindi questo magari lo vede chi sei un reumatologo, potrebbe aver notato qualcosa. Non mi sembra onestamente, da quel poco che invece ho letto io, che ci siano grandi dati a riguardo. Per i pazienti con anosmia ci sono terapie attualmente? Terapie, parla proprio di terapie. Quindi... Anche qui sono stati provati i cortisonici inalatori, ma comunque niente. Si prova molto il training olfattorio, quindi magari ad occhi chiusi provare più giorni con dei sapori o degli odori forti, e anche qui ci sono dei tentativi di studio con multivitaminici a capacità antinfiammatorie a lungo termine. I pazienti adolescenti che presentano una tosse persistente dopo infezione da Covid possono essere studiati, e se sì con quale tipo di esame? Penso che l'hai già anticipato. Io quello che noi facciamo, poi come dicevo prima, al di là del se sia Covid o meno una tosse persistente, noi faremmo le prove di funzione respiratoria, l'ecografia polmonare,
che diciamo non manca mai a chi passa sotto di noi, in generale, fino eventualmente a esami di secondo o terzo livello come test cardiopolmonare o addirittura l'aspetto. Maria chiede invece, ho avuto diversi bambini inferiori a 10 anni che nell'arco di 12 mesi hanno contratto due volte il Covid, è più probabile che possano avere forme di long Covid per aver quindi preso si reinfettati? Non che io sappia, comunque, cioè, i long Covid nostri sono stati tutti dopo prima infezione. Francesca invece chiede, dottor Buonsenso, grazie mille. Volevo chiedere, i pazienti pediatrici con quadro di long Covid sono seguiti solo da voi a Roma o ci sono altri centri dove poterli inviare? Allora, io penso che ci siano altri centri dove poterli inviare, poi un po' per studio, un po' per clinica, però diciamo tutti i grossi centri Covid pediatrici hanno attivato degli ambulatori post-Covid. Poi appunto l'approccio, se è più sul cercare di indagare qualcosa oppure intensivo o solo ricerca, è un altro discorso, però tutti i principali ospedali pediatrici, soprattutto avendo avuto numerosi pazienti, hanno tutti attivato percorsi post-Covid. Okay. Abbiamo concluso. Se non trovano, per chi non trovasse diciamo una location tra virgolette, noi siamo disponibili anche in caso di distanze logistiche. Allora, Lucia, allora è abbastanza tardi, insomma abbiamo... sì, abbiamo tante domande diverse che continuano ad arrivare. Ecco, abbiamo fatto una bella serata, penso dobbiamo mettere un punto, insomma una sintesi a Tilio di stasera, di questa serata, è che bisogna ancora ricercare, ancora studiare. Ci sono tanti punti interrogativi, questo tante non risposte. Il professor Bellanti ci ha fatto vedere una delle ipotesi molto reali, ma qui si è capito che l'organismo umano, ogni uomo, ogni donna, ogni ragazzo, ogni bambino è diverso da un altro. Ci sono bambini non vaccinati che sono in un nucleo familiare stretto, strettissimi contatti, dormono con persone positive, non prendono il Covid. E persone che non si sa come, con tutte le difese, mascherine, tre dosi, e questo virus entra. Attilio, cioè, voglio dire, non c'è, cioè con la ragione, con i nostri ragionamenti e di quello che abbiamo studiato sempre nelle infettivologie, nelle malattie trasmissibili, eccetera, ci sconvolge. Cioè, questa è un'altra cosa ed entra in un sistema così complicato tra l'infezione, tra il mondo immunologico, tra la genetica, da spaventare, cioè da far fare brutte figure a chiunque, nel senso che non c'è certezza, non possiamo dare delle risposte uguali a tutti per tutte le raccomandazioni. Se ci pensiamo, malattie infettive che esistono da decine e decine di anni e sono state super studiate, questo poveretto virus ha meno di 2 anni. Insomma, quindi voglio dire, forse ringraziamo le persone come Danilo, ma è un invito forte ad Attilio, a Lucia, a professor Bellanti. Abbiamo ancora bisogno di sapere, di studiare, di ricercare. Ma è un invito a tutti noi pediatri del territorio, come diceva Danilo, tutti per aiutare a capire. Stiamo sulla strada giusta, perché solo le evidenze, solo gli studi possono dare delle risposte ai tanti quesiti che stasera sono venuti, possono dare risposte alle tante non risposte che non sappiamo. Quindi aiutiamoci, aiutiamo questi centri che stanno facendo uno sforzo enorme. C'è bisogno di supporti, c'è bisogno di risorse. Sappiamo bene che questa storia continuerà per alcuni anni. Speriamo di comportarci, di agire e di far fare quanto meno danni è possibile,
a vincere, io sono convinto che vinceremo, a vincere vinceremo noi, è sicuro. Però, voglio dire, questa volta ci troviamo di fronte a qualcosa che nella medicina, in questo quadro, è veramente straordinario. Qui abbiamo bisogno un po' di tutti gli specialisti, di tutti quegli apparati, sistemi in cui fanno che esiste la macchina uomo. Quindi veramente bisogna studiare a 360 gradi, dalle problematiche cardiologiche, problematiche respiratorie, reumatologiche, immunitarie, autoimmunitarie, genetiche, di predisposizione, di tutto. Quindi, Danilo, grazie. Professor Bellanti, le raccomando, se Attilio è d'accordo, perché non ce lo teniamo un po' tutti i martedì, professor Bellanti? Cioè, tanto che sta... Cioè, Attilio, io lo so quando posso usare o non, è un invito, faccio a te. Possiamo tenercelo un po' tutti i martedì? Penso di sì. Allora, prof, Tommaso, inviamo tutti i martedì a professor Bellanti. Sicuramente non ce lo terremo gratis, sicuramente non ce lo terremo così, senza portarci nulla a casa. E poi io guardo avanti, abbiamo detto che dobbiamo studiare, professor Bellanti, quindi insomma, non penso che finisca la sua vita di studio. Sono convinto che non è finita. Attilio è d'accordo e ce la portiamo anche nei prossimi martedì. Danilo, non so se hai fatto bene o no, te l'ho detto prima, può darsi, quindi sicuramente continueremo a coinvolgerti. Nel frattempo ti comunico che stanno arrivando decine di complimenti a cui si avvolgono anche i nostri. Si vede che sei laziale, ci sono molti laziali, però voglio dire, ecco, un po' da tutte le città, un po' da tutte le regioni, è chiaro quanto il tuo nome a Roma è un nome che ti conoscono tantissimo, quindi non sei giovane come ti credevi, io scherzavo, insomma, tra vecchietti così tu sicuramente sei giovane come Lucia, e insomma, veramente stasera abbiamo fatto, se abbiamo sempre superato le 400 persone, 450 partecipanti un po' in tutta Italia a quest'ora di sera, credo che il nostro diciamo impegno da parte del professor Bonner, da parte della SIPES, ce lo stiamo mettendo perché abbiamo fame di conoscere, di sapere e di dare le risposte. Noi ci formiamo con un metodo e non possiamo farne a meno di quel metodo della ricerca, della scienza e delle evidenze. Solo così possiamo vivere e solo così possiamo fare del bene a chi sta intorno a noi con le evidenze, con le giuste raccomandazioni, e le persone si fidano di noi perché lo sanno che il pediatra è un professionista serio. Attilio, penso possiamo chiudere ringraziandovi ancora, complimenti, professor Bellanti, mi raccomando, e ci vediamo al prossimo incontro. Grazie, buonanotte a tutti. Grazie a tutti. E arrivederci. Ciao, arrivederci. Ciao Danilo. Grazie davvero di tutto. Lucia, ciao. Grazie a tutti. Danilo, i complimenti arrivano. Danilo, davvero. Grazie. Grazie, bravo. Dottor Di Mauro, grazie mille, veramente. Grazie, ecco. Grazie. Io sono veramente contento di aver partecipato. Benissimo. Davvero. Ecco, approfitto, siamo ancora in collegamento, che molto spesso richiedono chi si è perso questa puntata, ahimè, in diretta la può vedere registrata prossimamente, gli arriverà un'email con un link che potrà rivedere questa puntata. Quindi, ecco, mettiamo anche la riserva a questa, insomma, veramente è molto interessante. Danilo, diamoci una mossa ancora di più, perché qui, insomma, 2 anni sono 2 anni. È vero, dice, oh, ma voi il virus del morbillo lo conoscete da tanto, il virus di quel del virus sincizziale,
il famoso male oscuro di Napoli, essendo buono anni 80, sono più di 40 anni, e dice datemi un po' di tempo. Caro Covid, non ti preoccupare, ci riusciremo, ti porteremo in casa, ti metteremo in carcere e ti guarderemo a vista, ti controlleremo, magari ci conviveremo, ma ci conviveremo in un modo sereno, sono convinto. Buonanotte e serenità a voi, ai vostri bambini e alle vostre famiglie. Buonanotte. Buonanotte. Ciao. Grazie. Salve.